la trasmissione e l'ho messo, includi audio del party. Aspetta. Mi dice, il giocatore nel party che desiderano includere le loro voci nella trasmissione devono impostare impostazioni party, consenti trasmissione della tua voce. Devono mettere su consenti, quindi ora tu devi andare in party. Lo vedi? Ok, vai nel party. Nel party, no? Con le cuffiette, no? Impostazioni, dovrebbe esserci delle opzioni. Ok, ci cioè dovrebbe essere consenti la trasmissione della tua voce, devi mettere consenti. Io ti sento. Oh. No, vabbè, tranquillo, adesso abbasso il volume di The Division, dovrebbe sentirsi. Ok, hai messo questa cosa? L'hai fatto? Ok, vediamo un po'. Ora, prova a. Prova tranquillo, adesso abbasso il volume di The Division, a dovrebbe parlare, sentirsi. per favore. Ok, hai messo questa cosa? Prova 1, 2, 3, prova che audio di merda che ho, 1, 2, Ok, 3, basta. prova. Sì. Ok, vediamo un po'. Ora, prova a... No, adesso passo il volume. Prova a parlare, per favore. Ok, basta. Perfetto, allora ti dico una cosa, dalla trasmissione della PlayStation ti sento benissimo, da queste cuffie di merda ti sento di merda. Bene. Ok, posso provare a fare Sì, ma così. sono le coppie del Samsung, cioè già tanto che No, posso tranquillo, usarle abbasso, comunque. abbasso, ti Sono sento bene ok. io, dai, tanto, ok. Chiedo Allora, non alla... ho solo Raga, PlayStation 3. sentite Andrea in chat, oltre alla mia voce? Ciao a tutti, se mi sente qualcuno. Io non sento nessuno Ok, sì, comunque. ti sentono. Polo, sei ufficialmente dentro. Allora, attiviamo anche la webcam. Domani, raga, domani faccio Life is Strange, quindi non vi preoccupate per chi vuole seguire Life is Strange tomorrow. Lo so che è bello. Allora, stavo pensando, ma se io chiudessi come si chiama? Il messaggio degli spettatori, raga, vi dà fastidio? Così andiamo in full screen e si vede bene. Aspetta che non mi si vede. Oddio, mi si vedono i miei pantaloncini. Oh mio Dio, che cosa brutta. Impostazioni avanzate. Trova viso. Oh yeah, motherfucker. Direi che così può andare bene. Ok. Ok, raga, dicevo, va bene, leviamo le scritte. Così dovremmo vedere meglio il tutto. Non so dove posizionare. Polo, mi senti? Perfetto. Sì. Polo mi sente. Raga, iniziamo. The Division Tonight. Aspetta che... Tra l'altro, abbastanza chiamata la cosa, visto che... Anche su Ma Facebook scusami, l'abbiamo messa. scusa, Hai un visto la momento, gente che mi ha scusami. scritto su Facebook? Oh, Luca. Oltre che con me, con chi è che sei in chat? O siamo in chat, non ho capito. Ci sono in chat, mi sembra, 5 persone che già stanno guardando la trasmissione. Ecco quello che ti volevo dire. Io sono dentro al gioco comunque, Io se... sto entrando. Aspetta che sto avviando anche la registrazione. Ok, dovremmo Ah, aver ecco, fatto. poi non ho più avuto tempo, ho avuto tempo di chiederti delle missioni secondarie, ma a volte quando le facevo praticamente arrivavo nella zona ma non c'era niente, tipo mi Devi, segnalava che c'era dovevi l'ospite. attivare. Allora, da quello che ho capito io, c'è la modalità. Come si chiama, cazzo? Indaga, tipo che facevi l'ispettore, che Sì, quella nei ricostruivi quello che era successo prima. tipo croce.
Che ti faceva vedere un Sì, ho capito. flashback di tipo immagini ferme di cosa succedeva prima. La stessa cosa dovrebbe essere quello, cioè ricostruisci una vecchia situazione e devi creare i vari punti per ricostruire tutta la vecchia situazione. Capito? No, Ho capito. eh? Aspetta che ti invito nella mia partita. Gestione gruppo. Amici online. Dove cappello sei? Io ricrea anche tipo una situazione Esatto, tipo uno invita nel gruppo. smistamento per il virus, una cosa del genere, quindi tipo Esatto. un Perché dici che sei livello 1? no. Ma sei in game? Sì, sono livello 5, c'ho davanti Ti la schermata del personaggio. Ah, entra, logga nel gioco allora. Sono loggato nel gioco. Non ti è arrivato il mio invito? Aspetta. No, non ancora. Aspetta, Anche perché ti vedo offline. Ah, adesso sì. No, 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 adesso sì. No, aspetta, adesso sì. Arrivato? Ah, ora ti vedo, livello 5, invita Aspetta. nel gruppo, sì. Partecipa, giusto? Partecipa, partecipa, sì. Sai cosa faccio mentre arrivi? Vado Sì. a prendere la birra. Bravissimo. Qua chiudiamo questo che non mi serve, tanto dovrebbe funzionare, no? Lo sta laggando, vero? Ma quindi cosa hai fatto te col router? L'hai messo con l'Ethernet o l'hai lasciato in wifi? Va che io ho trovato un sacco di differenza comunque tra le due cose. Me l'hai detto, dovrò provare. Aspetta, vado a pigliare la birra, Un Andrea, se nuovo no. agente sta per unirsi alla Una nuova squadra. gente sta per unirsi alla squadra. Un attimo. Oh yeah, mazza quanto sei brutto. Ma è bellissimo il mio giubbotto. Ok, da pure qualità ottima. Adesso non so come si vede, andiamo a farmi dare un occhio come si vede lo streaming su Twitch. Figa, lo streaming su Twitch ti sento non bene di più. No, Qualità ottima. ma si vede bene anche lo streaming, dai, per quello che deve essere lo streaming. Poi dopo tutto sarà Sì, messo su infatti. YouTube a 1080, quindi a 720 perché 1080. Bene, a parte questo camion molto trash, lo vedi? Ok, Effettivamente. va bene, direi ci siamo. Siamo a 4 spettatori online. Devi fare qualcosa, devi vendere robe simili? No, sono a Ok, posto. andiamo diretto, andiamo subito Possiamo. alla zona nera o vuoi fare prima qualcosa? Non so, facciamo qualche missione secondaria o andiamo lì direttamente? Vedi tu cosa vuoi fare, per Facciamo qualche casuale. missione, magari esploriamo un attimino. Allora, vediamo un attimo. Questa qua del Madison l'abbiamo già fatta. Allora, qua c'è già una buona cosa da fare, se vuoi. Seguimi, vediamo se troviamo Eccola. qualche equip, vieni. Sì, stavo guardando la mappa. Dai, provare un attimo l'emoticon. Aspetta, com'è che si faceva? Giù. Bella E che ho anche bisogno di un zio! aiuto. Vediamo. Ah, dovrebbe essere qua in giro se non ricordo male. Ma l'utilità dell'emoticon? Tipo devi premere giù se non ricordo male. Ok. Sì, no, dico l'utilità. Ah, beh, quando non puoi parlare. Ma che cazzo l'ha detto uno del gioco o un altro giocatore? No, uno del gioco, sicuro. No, uno del gioco, non so chi perché sono tutti morti comunque. Sì. Allora, qui c'è già un avamposto nemico dove qualcosa di carino tirano fuori. Ah, zio, io ho già questa abilità, guarda. Fermati, ora la Ah, uso la su di famosa te. pistola. Questo, se tu sei lì io ti curo, quindi quando se hai bisogno entra nel mio campo visivo. E vediamo. Va Allora, qua bene. c'è un avamposto nemico con un piccolo boss che ho già visto. Se lo facciamo fuori ci sono un po' di robe da prendere, magari troviamo qualche equip quarry carino, mica la voce. C'è il Twitch.
La chat di Twitch che mi fa ancora più bianco di quanto sono. Sì, Rago, ho risolto, Matteo, grazie. Ora funziona tutto, quindi meno male, vi ringrazio. Comunque con la Play è molto più facile fare la chat vocale, con l'Xbox è un disastro, veramente. Con l'Xbox come funziona? Con l'Xbox devo. Allora, posso farlo solo con l'Elgato, cioè solo col PC. Eccola qua, questa è la zona. Solo col PC e. Ok, questa è la zona. Sei pronto? Cioè dove? A Wall Street? Sì. Siamo intrappolati su quest'isola. Occhio che poi dopo quando ci avviciniamo entrerà un boss. Occhio. Bravo. Morto. Chiama se hai problemi, eh. Ce la fai? Ok. Un altro davanti a noi, dietro alla grata. Bravo. Ok, piano. Ora stai qua, non ti avvicinare. Avevo già fatto il ok. Ok, no, va bene. Allora, occhio. Io preparo una granata. No, non, aspetta, aspetta, Andre. Occhio al garage qua davanti, eh. Ah, ma Ho no, solo non una c'è? Ma flashbang, perché non c'è? sicuramente era Ah! No, non me li dà dato perché l'ho già buffer. fatto. Ecco perché, Ah. vaffanculo. Vabbè, vai. Niente. Ma se io non voglio usare più la granata, come faccio a levarla? Allora, tu non ti ricordi come togli, io non mi ricordo come metterla. Ah no, la metti così, annulli con il tasto rotondo. Ah, col tondo, bravo. Qua dentro non puoi aprire niente qua dentro. Apri queste casse. Non te le dà? Aspetta. Io posso aprire questa e mi dice i componenti A. Ah, ok. Le puoi aprire tutte? Ora sì, sto saccheggiando E tutto, qua certo. qualcosa c'è di buono, eh? Solitamente si trovava. Esatto. La corazzo ho visto. La corazzo. No, ho sbagliato tanto. Vabbè, ho saccheggiato tutto. Hai preso Aspetta che tutto, devo Andre? un'occhiata all'equipaggiamento. Sì, aspetta che do un'occhiata all'equipaggiamento. Vabbè, non sono ancora di livello, non posso Raga, equipaggiare ditemi se niente. si vede, va bene, dato ma mi hanno scritto Vabbè, un entriamo attimo. nella dark zone, Sì, se se vuoi, sei a posto, tanto. se non vuoi fare altro, io andrei, no? Allora, l'unica cosa che non mi ricordo bene è la compravendita. L'ho fatta poco La compravendita e in a che caso, senso? praticamente. E non si può comprare e vendere, come mi hai detto prima, scusa. Sì, qua, Se dentro compri. a. Dentro al. Non mi ricordo, l'ho fatto una volta e male anche. Vieni qua Cioè, dentro. Qua dentro male. ci sono dei vendor. Ci sono più vendor nel gioco. Questo. Qua, merda. Qui vicino ci sono quelli del nostro avamposto, diciamo. Poi ne ho trovati altri all'avamposto, quello dove inizi. Opla. Però questo qua E vicino, vendi cosa quello, succede? equipaggia quello che ti serve e il resto lo vendi, eh. È già equipaggiato, dovrei Perfetto, vendere perfetto, perfetto. questo. Raga, mi dispiace per la qualità, ho dovuto abbassarla un sacco perché essendo un gioco online Occhio. avrò delle difficoltà già così a giocare perché laggerà da schifo per me. Però quantomeno per voi si dovrebbe vedere Paio di decentemente. scatti li fa di tanto in tanto. Ho cominciato adesso a farli. No, adesso credo sia stato in sé, cioè non c'entrava niente la trasmissione, credo abbia proprio No, scattato a il me ha fatto un game. paio di scatti, indipendentemente che c'entra o meno, poi va bene. Ok, qua Eh sì, c'è il andando. tizio. Allora, io qua ho sviluppato ovviamente le cure. Puoi sviluppare un'altra pezza, infatti io ti farò vedere. Ecco, qua vendi tutto quello che non ti serve. Ma sai che non ti vedo? Ma tu Guarda, puoi per entrare nel mio esempio. avamposto? Io sono dietro di te fino a un secondo, ero dietro di te fino a un secondo fa. Però mi sa che Adesso sto quando si vedendo un entra. video. Aspetta, mi sta facendo vedere un video. Ah, allora non sei più Cioè, mi rientrato sta dopo che hai spiegando fatto la missione qualcosa. al Madison Square Garden. No. Ah, no, allora minchia, devi fare un sacco di cose qua. Devi sbloccare l'avamposto medico.
Ah, ok, non lo sapevo. Va bene, andiamo a sbloccarlo poi. probabilmente sai cosa? Quando si entra nell'avamposto, tu vedrai il tuo avamposto, io vedrò il mio, probabilmente. Penso, non lo so. Sì, penso anch'io che sia così. Intanto fammi dare un occhio a due cose. Ho un sacco di Vabbè, cose appunto, il blu problema si pone. come... Ok. Oh raga, intanto che polo fa? Facciamo un giochino. E il giochino è: come vestiamo? Col cappellino o senza cappellino il nostro Nigga? Fa un po' giocatore NBA senza cappellino però, eh. Ma soprattutto, giacca da trekking trendy, giacca di pelle, giacca imbottita moderna. La pelliccia non c'è. No, ancora non c'era la pelliccia, ma secondo me ci sarà. Giacca invernale o il parka? Il parka no, vi prego, fa cagare. Io voto per la giacca imbottita moderna. Però, sentiamo cosa mi dite. Pantaloni, ah, e poi pantaloni ho i professionali semplici o i cacati qua, semplici. Dite voi, eh. Il resto non ho niente. Quindi cappellino. Col cappellino, va bene, raga. Ha vinto il cappellino, dai. Tac, con la cuffietta qua che sembra veramente un disperato di New York. Ok, hai fatto il video, Andrea? Aspetta che Guardate che sto spettacolo! muovi. Vabbè, Meglio ok. No, della sto città, proprio qui. vendendo quello che non mi serve. Bravo, vendi quello che non ti serve, esatto. E c'ho un'impugnatura inclinata rossa e un silenziatore. Non faccio cambi. Jackenbot, bella, grande, farci, esattamente come ce l'ho io. Allora, andiamo a mettere, intanto che Andre finisce, sistemiamo un attimo l'arma. Come cazzo si fa? Aspetta, Che stai cercando? eh? Ah, Vai, eccola cerco qua. equipaggiamento. Inventario, scusa. Vai sull'arma e Sì, no, non trovavo il modo di mettere muovila. l'impugnatura, Ah, aspetta. ok. Ah, eccola qua. Sotto canna. Non si chiama tipo mod? No. Sì, mod, bravo, bravissimo. Ma Vai. silenziatore, non posso metterlo. Ah, non posso metterlo per qua. Cosa non posso mettere? No, io per adesso me l'ha fatto solo mettere sulle mitragliette, tipo l'MPC, soltanto per capirsi. Esatto, sì. Ma perché lo O sto mettendo sulla... Aspetta, l'M4 o comunque. Polo, Questo che ho... L'M4 non me lo fa mettere. Aspetta, Andrea, che sto Questo mettendo le cose L4. sulla K. Io la K non la voglio usare. Ecco. Ispeziona, va bene. Equipaggia. Riassegnare, Personaggio porta. Personaggio sì. porta le Oh, dati. ok. Poi mirino. Ho il mirino questo che va benissimo per lui. Mirino, perfetto. Ok. Una mitraglietta con silenziatore, la pistola è un fucile d'assalto col mirino, la maniglia, Bravo, esatto. Hai equipaggiamenti blu? se sapessi cosa sono. Quelli rari, i bianchi sono i comuni, i verdi sono quelli non comuni, i blu iniziano ad essere i rari. Li Allora, troviamo io sulle facendo i dungeon, comunque ho. nella zona nera ne troviamo un sacco. Aspetta, non so se è un verde e un blu. Ok, e i blu sono migliori dei verdi L'M4. tecnicamente. Ok, sull'M4 un bianco che va bene, cioè, cacato cacato proprio. Va bene, comunque Vabbè, adesso quello io che sono hai, a hai, non è un posto. problema. Non posso Sì, no, ancora infatti mettere la zona di perché quarantena. No. abbastanza poco. Non hai abbastanza fondi. Devo fare un po' di fondi per fare la zona di quarantena. Probabilmente dovremmo rifare la zona. Scusami, i terminali, Ehi, quelli a col te punto serve qualcosa esclamativo, di cosa meglio? I terminali? Terminali col punto esclamativo, cosa sono praticamente? Sono le cose che devi attivare. Terminali di sicurezza, clinico e tecnologico. Attivo tutto oppure Devi attivarli c'è un tutti, però nella perché beta possiamo sono. sviluppare solo quello medico. Ah, ok. Vabbè. Devi vederlo assolutamente. Non troverete scelta più ampia. L'MP7, non me ne faccio un cazzo, lo vendo. Sì. Ah no, lo compro, no, volevo vendere, non che comprare, cazzo facciamo. La Magnum, non mi piace, la vendo.
E la K non mi piace, non so, non mi è mai piaciuto la K. Ok. La K non ti piace, va che spara bene comunque. Ma non mi piace la K, non sono mai stato un amante della K47. Un po' da talebano la K. O ti piace o non ti piace, come faccio a inserire le scorte? Inventario. Se voglio inserire questa mod, non... No, che... Invia le scorte. Ah, ok. Ma tu l'hai già prenotato il gioco? No, non l'ho ancora prenotato. Però credo di prenotarlo per PlayStation, comunque. Prenderò sì, per io la ovviamente Play. Per la Play l'ho preso su Multiplayer Shop. Ti dà anche un pacchetto aggiuntivo. No, io lo prendo da... tanto da 1 euro, se lo prenoti costa 34 euro. Vaffanculo, prendo lì. Ti dà anche un pacchetto tipo aggiuntivo oppure no, non lo so, però comunque sia 34 euro gli va in culo il pacchetto aggiuntivo, No, aspetta, non ti va in culo perché praticamente teoricamente provando la beta te lo sblocca comunque quel ottimo, perfetto, grande, allora non vorrei dirti una cazzata ma teoricamente l'avevo letto da qualche parte comunque. No, può essere qua c'è un altro un po' di play non me lo dà. In pratica una parte del gioco è riuscire a fare le varie missioni dei vari punti per poter sviluppare il nostro primo avamposto. Più cose sviluppiamo, più diventa figo, capisci? Il medico. Ora noi dovremmo fare dei punti medicina per cercare di sbloccare, io o meno, devo sbloccare il reparto quarantena che ci permetterà di entrare in zone, come si chiama? In zone contaminate e poter entrare e prendere gli oggetti. Dimmi quando ci sei che usciamo, Adesso mi è partito un video di una che è arrivata con l'occhio ferito. Eh sì, il Fei, il capo. Tanto vediamo, ma non c'è nessun altro che gioca... Amici online. Matchmaking? Che cazzo fa? Matchmaking. Vabbè, poi dopo vediamo. Vabbè, io il video l'ho visto, ho attivato i tre terminali come mi aveva chiesto. Hai attivato tutto? Ok, allora andiamo. Torniamo fuori. Hai visto che è calato Rainbow? 39,90? Sì. Madonna, com'è bianco. Perché c'è un po' di riflesso, Sì. Ok, cosa facciamo? Andiamo diretto o vogliamo provare a fare dei punti al Madison Square Garden e vedere se riusciamo a sbloccare un altro dipartimento? Certo, vuoi provare? Non lo so, io non ci ho mai provato. Perché non mi fa entrare? Non ti fa entrare? Dove? Trova agenti e imposta difficoltà. Trova matchmaking, rigioca missione. Riavvia missione a me non me lo fa, mi fa solo matchmaking. Perché lo devo scegliere io, sì. Ok. Rigioca. Normale o difficile? Ricompense, solo no, però aspetta, mi dà solo crediti e un oggetto equipaggiamento. Vuoi provare a farlo in difficile? Secondo me è un dito in culo difficile. Proviamo, tanto se mai. Ovviamente in difficile le ricompense saranno più alte. Cioè, ti dà un oggetto equipaggiamento. Però va che secondo me è difficile. Aspetta, fammi vedere cosa ti dà come oggetto equipaggiamento. Dice un oggetto equipaggiamento sicuro. Se vuoi provare la lancio. Ma proviamo, tanto chi se ne frega. Ok. Difficoltà difficile. Come si fa a partire? Ok. Allora. Indietro. Io sono su qua, mi dice. Andiamo. Dentro okay. Ci sono un sacco di nemici, agente. Hanno infiltrato la dottoressa Kendall e il suo staff. Quel personale ci serve alla base per mettere in funzione il dipartimento medico. Ok. Facciamo
facciamo solo questa, poi andiamo in zona nera. Ok, piano, qua dobbiamo farli fuori tutti. Eccoli. Figa, sono di livello 6, tutti viola, puttana. Ah, sarà un dito in culo, Polo. Sarà un dito in culo sta missione per fare. Uno morto. Un altro. Madonna. Un altro. Occhio, occhio. Il problema non è qua, è dopo, cazzo. Piano, eh. Dai, bravo Andre. Ma sono un po' conciato perché non sono riuscito a tirargli la cosa. Farmi il... Morto. Al volo. No, l'è scappato, fallo fuori che è morto. Ok. Aspetta che mi curo che sto morendo. No, pure anche a me perché mi sono alzato a tirare la seccante e mi stavano ammazzando. Vai. Grazie. Piano. Raccogliamo tutto. Io non ho più granate né flashing, non ho più niente. Occhio, io ho 3 granate e 2 medikit. Ma che eri in alto, eh. Coprimi che vado a quello più avanti. Oh cazzo, aspetta che metto il cecchino che io ce l'ho. Ce l'hai il cecchino? In teoria ce l'ho. Non capisco perché non zoom oggi sto cecco. Non zoom perché gliel'ho tolto, ma sono un coglione, glielo spara. Guarda te che spanato che sono. Oh, lo giro un po' perché sennò questo si copre. Figa là, nascosto. E si è anche spostato. Vado su io, aspetta. Sì, aspetta che... metti fuori la testa, dai! Sto arrivando su un video. Pezzo di merda! Guarda che danno mi ha fatto! Posso trovare la posizione della Kende. Ok. Vabbè, in qua. Ho trovato qualcosa. Aspetta un secondo Ander, perché ho tolto il mirino del fucile da cecchino al fucile da cecchino. Aspetta. Allora, ho trovato un'arma io comunque. No, ma ce l'ho il mirino, perché non zoomava sto pezzo di stronzo? Ma perché non zooma? Il tasto dalle verte a quella della visuale schiacciati no. Dovrebbe zoomare. Ma con la 4 zoom e con questo no, aspetta. Mirino? Ah, aspetta, forse questo devo mettere. Guarda che sono veramente un pirla. E poi qua, eccolo così. Ho messo il mirino della 4 sul cecchino e viceversa. Zio stanato. Da poco. Oh, ora sì, ora appunto. Oh, ok, ora a posto, ok. C'ho tutto. Ok, adesso. Qua a destra. Sì. Non ho ancora fatto. No, dovrebbe essere libero. C'è lì un. Ok. Perché sono dentro. Vediamo cosa trovo. Riesci a vedere le telecamere a circuito chiuso? Sembra che la Kendall e il suo staff stiano curando forzatamente i loro feriti. È per questo che sono ancora vivi. Guarda la dottoressa. Aspetta, perché almeno un paio di granate qualcosa. Qua la puoi aprire quella? No, dai. Allora perché l'ho aperta io, cazzo. Mi ha dato le granate incendiarie. La prossima allora cerco di non aprirla. Pensavo fosse diviso il loot. Fa niente. Fa niente. Allora, adesso qua. Nella prossima zona dobbiamo stare un attimo attenti, nel senso che secondo me per poter vincere. Ah, qua prova a raccogliere qua. Qua c'è uno zaino, apri qua.
Dimmi se lo puoi aprire, vuol dire che allora non lo devo aprire io qua. Lo puoi aprire questo zaino? Allora il loot è diviso. Sì, vabbè, ma Luca è una scatoletta di cibo, cioè non è più solo vabbè, oh. Scatoletta di cibo. E ti dicevo, adesso che entriamo nel campo del Madison. Ah, qua rifornimento. Sembra che abbiano gente al piano di sopra. Io entro, li attiro. L'hai appena fatto tu, non posso farlo io. No, è impossibile, lo puoi fare. È un rifornimento. A me da scorta al massimo, eh. Ah, dai, allora vuol dire che hai già raccolto dei proiettili in giro. Ce ne sono un sacco. Ok, stai qua, io entro, li attiro e aspettiamo che loro cercano di entrare in questo cunicolo, se no è un macello. Andiamo fuori. Va bene. Proviamo, qua, eh. Qua o andiamo qui indietro? Qua, poi? Qui sotto qua, adesso io li attiro. Sì. Ok. Va bene, adesso devi... No, qua avanti puoi metterti. Ok. Sono uno, no, due. Devi killare tutto qua, perché. Uno che è dietro. Eccolo. Aia, porca merda, si fanno male però, cazzo. Sta arrivando uno che basta. Basta poco perché proprio sta morendo. Ok, uno è andato. Bomba. Però vedi, non dovrebbe neanche prenderti la bomba qua, vedi? Perché non entra. Sì. Morto uno. Rilevati altri nemici. Ma non è che metti dietro qualche parte. Cam, però vedi, almeno colpiamo un po' lungo a colpire, però loro non ci rompono troppo il cazzo. Se andiamo là, macello, È uno che... Nascosto là, sì, l'ho visto. Io faccio fuori quelli in alto, intanto tu pensa a quello vicino. Sì, tranquillo, tanto ripeto, non vengono qua in modo relativo. Boh, grande. Continua a stare lì dietro. Uccidilo, Polo. Bravo, Andre. Aia, porca me. Bisognerebbe tirarlo fuori come una granata. Cazzo, bravo così, bravo. Resisti. Comunque questo non è camperare, lo dice proprio la tizia a inizio gioco, che bisogna essere in una posizione tattica per poter vincere questa fase, ok? Cazzo, ho perso una tacca di vita, zio stanato. Occhio, Andre. Attenzione. Ferma, con calma. Figa, gli ho fatto 2004 a uno di là. Aia, che male. Figa, non muore. Dovrei essere qui dietro, sì. È stato un po' corrotto a parte che no. Diciamo che va bene. Ok, ti ho curato, Andre. Grazie. Davanti. Ok, bravo. Figa, metto giù tutto. Ah, cazzo, è quello lì. Chi è che ha passato il livello? Tu? È passato il livello perché sono diventati gialli da viola, quindi vuol dire che siamo andati più forti noi. Ancora vivo, porco due, che palle. Rimani lì, provo ad andare io, perché sennò figa non occhio, non spararmi, eh. Quasi morto. Oh. Vieni, raccogli tutto. Nella cucina di copia. Sì, perché sono messo. Kit medico. Ah, vieni qua che facciamo una cura. Vieni qua vicino. Per almeno mi curo. No, queste. Vabbè. No, aspetta, stai lì. Ok, lì. Perché se stai vicino mi curo anch'io. Ok, perfetto. Sì. Raccogli tutto, vedi se trovi i granati. Qua c'è una cassa di rifornimenti. Oh, allora, aspetta.
Ho una flashbang e una... Buono, flashbang. Buone le flashbang. Sì. Qui c'è uno zaino, forse medikit qua dentro, eh? Perfetto. Dura anche tanto, visto. Sì, sì, dura molto, sì, sì, sì. Ok, io ho due medikit. Bravo, io tre, ottimo direi. Ok. Qua cosa c'è? Munizioni. Munizioni, ricarichi tutto, fa un refill totale. Okay. Anche perché ora la seconda parte è molto più difficile, secondo me, di questa missione. Ottimo, ottimo. Prendere qualcosa. No, ok. Ok. Andiamo avanti. Pare che abbiano letteralmente devastato il posto. A mio padre si sarebbe spezzato il cuore a vederlo così. Ci guardavamo le partite insieme. Guardo se c'è qualcosa, ma... parte un tavolo da ping pong, c'è una mazza. In fondo è meglio che i miei genitori non abbiano fatto in tempo a vedere tutto questo. Scusa, Andre? Poi penso alla gente che fa di tutto per tirare avanti. È per loro che lo stiamo facendo. No. Forza, vai, gente. Clicca e partiamo. Sottolineava qualcosa, ma non dice niente. Evidenziava qualcosa. Che cuffie hai? Cosa della Turtle Beach PX21? Ah, quelle un po' più belle di quelle che ti consiglio allora della Sony. Sì, sono fighe. Le uso per, sia per la One che la Wii U, che tutto. Da lontano me ne fa vedere uno. Per arrivare da Cobis dovrei passare da alcune aree contaminate. Prima che venissero uccisi, c'erano molti malati in cura. Fino alla K. Fai attenzione. Lo so, lo so. Qua bisogna stare un attimo attenti. Ma non si può. qua è difficile, però andiamo un attimo se ci riusciamo. Ah, bravo, l'hai già visualizzato, figo. Peccato che non me li fa tipo marcare come questo eco. Che non me la fa? Vedi, qua mi dice che c'è una zona contaminata, però filtro richiesto 2. Vedi qua che c'è una zona contaminata, però non ci fa entrare, filtro richiesto 2. Vabbè, o forse è fuori, forse può. Ma mi sa che è fuori, però. L'avevo fatto in una palazzina, però, all'esterno. Che andavi su e giù per... così. Mi sembra che c'erano tre punti da attivare. Sparo, vado? Dimmi quando sei in posizione, no, che sparo. No, copriamoci, mi starli... Cioè, aspetta. No, aspetta. Devo tenere una posizione un po' più bella. Dimmi via. Vai. Morto uno, yeah. Esatto. Occhio in fondo prima che uno ti aggira. Ma se sai cosa fa? Porca merda, mi è scappato. Attento, Andrea. Bravo! Morto. L'ha tirata troppo lunga. No, ha tirato bene secondo me invece, perché li hai presi giusti. Morto. Cazzo, c'è un altro. Ah, di fronte forse. Porca merda. Aspetta la bottiglia di... Aspetta che ti carico. Sì, perché... No, stai coperto, non ti ho curato, ti ho mancato. Stai coperto, non farti prendere. Stai coperto. No, aspetta che ti ricarichi. Non aveva più vita, intanto hanno fatto fuori. Calmo, eh. Vabbè, stai lì. No, mi sono curato io. Ah, ok, bravo, allora va bene, sì. Sì, effettivamente ce li hai, usiamoli. Morto, c'è un altro. Comunque il cecchino, raga, spacca. Se giocato così con uno che fa l'assaltatore, il cecchino. Ah, questo qua addirittura c'è il silenziatore, questo pirla. Bravo, Andre. Stai nascosto, ora ti curo io. Ora ti posso curare io, fermo lì, boom. Dovrebbe, no? Non ti ha curato? Ma che merda. Stai nascosto. Ma quello lì? Morto. Ok. Basta? Sì. Fuori la testa. Non mi ha sparato nessuno, quindi. Dai, andiamo a vedere cosa ha lasciato giù. Sì.
Aspetta un attimo, vediamo se... Fermati. Non si è caricata l'abilità. Ma perché non ti cura? Aspetta. Zio spanato. Ok. Oh, vabbè, sto curato. Nuovo più granate, ma sono state le granate qui. Olè. Meglio usato. Vado, Vai. Qua, occhio, che è difficile. Eccola qua, dai. Più che altro dobbiamo stare attenti a non far colpire lei. No, infatti. Tenete giù la testa. Aspetta, e state in silenzio. Attenzione, rilevati nemici. No. Bravo, chiunque ha colpito lì. No, ho sparato uno che stava tirando la granata e ha tirato occhio a questo qua, occhio. Buono. Grande, 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 Ande, mi ha parato il culo. No, ma chi è che mi deve sempre telefonare mentre sto giocando? Che due coglioni! Ecco qua. Cristo! Dai, ma chi è che mi deve sempre telefonare? Palle, oh, per dirmi cagate. Intanto sono morto. Nel momento che dovevi curarmi. Attenzione, rilevati nemici. Eccomi. Scusami, devono sempre dirmi ovvietà. Sì, sì, quello sì. Cazzo, c'è un altro punto. Porca merda la fide. Occhio. T'hai nascosto, Andre? Sì, no, sono passato fuori dalla copertura. Come mai? Sta arrivando uno, morto. Preso, ok. Morto. Questa lì che ti tiro un cura. Bravo. Arriva un altro. Sul bancone, sul bancone. Davanti a te. Attento. Sul lato sinistro. Ok. C'è un altro ancora. Madonna. Zona cucina. Dai, vieni fuori! Oh, che cacchio! Oh, alleluia! Non può muoversi finché non vai lassù a uccidere l'artigliere. Cosa ho preso qua? Un'impugnatura. Vabbè. Munizioni, raccogliamo tutto. SMG, che cosa ho? Rainbow Six, Black Arrow. Ah, Black Arrow. Hopla. Ce l'ho ancora io, no. Sai che forse ce l'ho anch'io Black Arrow in giro, eh? A parte che ho ancora l'Xbox, la prima. Hai ancora l'Xbox 1? Wow! Ho ancora la 360 con solo la skin di Rainbow. Bella, sì, fide, me la ricordo. Ho via la One, così, perché però le altre ce l'ho ancora. Ho ancora Mega Drive, la PS2. Mega Drive? Sì, sì, è funzionante anche. Ogni tanto lo uso. Ci sei? Io aspetta, stavo guardando in giro se su qualche cassa. Ah, ok. No, non c'è niente, qua sopra ci sono le casse, vieni, no, vieni. Infatti, no, fa niente appunto. Ah, ok, io non conosco la missione. Tanto la chat è morta, nessuno scrive. Ah. Gli spettatori ci sono, però nessuno scrive. O sono tutti. O sono tutti presi a guardare le nostre cagate. Nessuno è attivo, nessuno chiede. Ovviamente stiamo dando spettacolo. Ovviamente sì, spettacolo. Dai, a destra, vieni qua a destra, che ci sono sempre delle casse con delle buone robe qua. Aprili tu. Qua, questa qua. Ma il mio giubbotto è il fulcro dello spettacolo. Il tuo giubbotto è il fulcro dello spettacolo. Oh, un proiettile esplosivo. Tu quando apri le casse sembra una merda, trovi. Sì, vaffanculo, te lo stavo dicendo io. Dall'altra parte ce n'è un'altra, vieni. Io mi stavo.
Anzi, passiamo di qua prima che c'è l'obiettivo, prima che mesca qualcosa. Opla. Scusa, la One hai comprato... Di tutto. Rider, quello nuovo? Sì. Devo ancora finire, è carino, però non è... Vale la pena? Sì, 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 senza dubbio. No, no, vale la pena, un bellissimo gioco. Non l'ho finito, infatti volevo finire Life is Strange. Eh? Fermo un attimo perché volevo equipaggiare le cose. Certo. Mamma raga, che brutto fa. Cioè, troppo, fa troppo brutto il mio PC. Guarda anche il mirino ottico rosso. Io ho tipo la manopola rossa. Hey, what's up, nigga? Shut up. Tanto Paul, io mi tengo in forma. Vedo. Vabbè, livello 10. Ciao. Vabbè, ok. Bravo, bravo. Andiamo. Ok. Ora dobbiamo andare sul tetto a liberare il tetto per permettere all'elicottero d'estrazione di arrivare e beccarsi la dottoressa. Però c'è un minchione con la torretta mobile. Facciamo così. Adesso, famo così. No, ce ne sono mille che arrivano. Tu cerca di occuparti, stando attento, di tutte le persone che vanno in giro. E io cerco di sparare col cecchino a lui. Però comunque so già... Ah, qua ci sono i rifornimenti. So già che finirò i colpi comunque, quindi io cerco di farlo finché posso. Dove arrivano più o meno? Da ovunque. No, generalmente da davanti. Hai fatto il refill? Hai fatto il rifornimento? Sono pieno. Ok, perfetto. Generalmente da davanti arrivano. Però, ecco, vedi che sono già qua. Già! Già sparagli. Perché sparano all'elicottero, quindi... Io sparo al boss là in alto. Madonna, quanta vita c'ha. Aia. Non ce la farai mai finire Life is Strange senza i consigli del... Ah! Aiuto. No, quelle stordenti, cazzo. È vero, farci senza i consigli di quello là, è vero. Porco due. La vedo difficile, Andre, la sai? La vedo male. La vedo male. Più altro perché non vedo il boss, più altro. Stanno arrivando a migliaia. Guarda che sta arrivando. Morto, l'ho già preso. Comunque i nemici finiscono, quindi al massimo possiamo anche far fuori prima tutti i nemici e poi concentrarci sul boss. Cioè, nel senso, non è che i nemici vanno avanti finché non killi il boss, quello almeno è sicuro. Morto. Come stai con la vita? Dimmi, perché non vedo la tua vita, quindi quando sei in pericolo dimmi che ti curo. Bravo Andre, quello lì mi stava in culo, non ci può prenderlo. Ok. Morto, ok, rimasto, dovrebbe... No, arrivano ancora. Morto. Andre, aspetta che stai morendo. Stai in posizione. Sì, sì, stai lì. Merda di cane, cazzo vuole questo? Attenzione, altri nemici in arrivo. È figa. È il boss, quello là in fondo è il boss. Quello con la vita gialla, con le stanghette argento, è lui. Azzo, ah, non era in copertura, zio spanato. Ah, oh, troia. Non me ne ero accorto, non ero in copertura. Adesso qua, sono di livello 6, però sono livello 6 quelli bonus, dico, non so come si dice, straforti, quelli da dungeon. Aspetta che mi avvicino, perché vuoi che ho una granata. Stai attento, occhio, perché il boss ha la mitragliatrice Gatling, eh. Lo so. Okay.
più alta, ma non ho capito quello di che corre. Arrivano, occhio. Senti, io ho le granate, provo a usarle, vediamo come. Proviamo. La mia granata ha funzionato, va, meno male. Occhio a sinistra, ce n'è uno piede libero che sta avvicinando pericolosamente. Io becco quello centrale. Un attimo, che non credo più niente. Ah, aspetta che ti. Ma dimmelo, cazzo, che sei messo di merda. Adesso vengo a curarti, aspetta. Non vedo più quello là. Occhio che sta avanzando, sta arrivando il boss, perché è il momento suo. Sì, lo sto ammazzando, ok, l'ho ammazzato. Tieni, stai lì che ti curo. Mi curo anch'io, magari ce la faccio. Ok. C'è solo il boss. Stai qua. Stai qua, che io provo ad aggirarlo, eh. Stai qua, rimani. Fatti colpire da qua. Facciamo quello che colpisco io. Sì, nel senso, attiralo per favore. Cioè, fai sì che lui ti spari di qua. E io gli faccio il giro da dietro, così lui sarà costretto a girarsi, capisci? Così, o si gira da me o si gira da te. Io non ho più munizioni all'M4. Aspetta che vengo un po' avanti con M4. Sì, sì, vieni avanti, vieni avanti. Ok. Ah, ti stai qua a te? No, vai, vai. Che si fa un ragazzo faticata? No. Dai, dai, sparagli, che è quasi morto, dai. Bravo, grandi raga, grandi. È un numero questo, in due, non era mica facile. Guarda che arma, abbiamo trovato una doppietta blu. Almeno io ho trovato una doppietta blu. Ma saremo comunque un'ottima squadra. Al tuo ritorno alla base, hai raccolto gli oggetti. Metti tutto. Io, hai trovato, che arma ti ha dato il gioco? A me ha dato una doppietta blu, raga, ciao. Figa. Casse di munizioni non ci sono qua in giro. Ah, queste sono le casse di munizioni, se vuoi recuperare tutto. Scusa, quello che ti dà lo vedi nella panoramica. Scusa? Quello che ti dà lo vedi nella panoramica. E fai inventario e guarda cosa ti ha dato. Essenzialmente vedi, quelli col punto di domanda sono quelle nuove. Corazze. Corazza nuova, mettiamo questa. La corazza, e anche a me. Esamina inventario, cosa che è il compensatore, il fermamano e il mirino laser. Le cose da moto. Questo meglio, zaino da caccia mi ha dato buono. Poi cosa ho trovato? Un mirino olografico. Impugnatura. Sì. Pugnatura inclinata, che cazzo lo posso mettere? Data 40, data cosa? Niente. Ok. Vabbè, aspetta che prendo un po' di roba in giro. No. Munizioni, munizioni. Ok, va bene, poi vediamo cosa sia. Aspetta che avevo fatto il giro. Ah, poi ho scoperto che in base all'equip, se tu guardi l'equip, c'è evidenziato a cosa in teoria serve di più quell'equip, se per il medico, per l'ingegnere o l'assaltatore. Io ho visto. Io l'ho notato adesso. Va bene. Grandi, abbiamo fatto un numero, non era facile in due questa missione, eh. Ho visto gente nelle live in tre starci un bel po' di tempo. Aiuto. Ok, andiamo giù. Perché arrivava la telefonata, non ricominciava neanche l'altro. Perché mi ha distratto un sacco. Raga, come si vede la live? Continua a funzionare bene. Comunque da domani sul canale YouTube tutto questo sarà in sintesi in 720p sicuramente, quindi stica. Sentirete il buon polo. Hola. Yeah, motherfucker. Ok. Capisci che giocare in tanti o con giocare in quattro tutti noi amici sarà fichissimo questo, eh. Di giocare da solo sto gioco. Aspetta un attimo, andare avanti che devo guardare il telefono. Sì, sì, intanto io apro, ho trovato un kit medico per me.
Tanto siamo questa musichina allegra. Life is Strange domani speriamo di finirlo. A meno il capitolo 2. No, sicuramente il capitolo 2 poi. No, vabbè, non è lungo, però così. Carino, sono arrivato al primo punto. Cioè, il primo episodio è stato un po' lungo, però alla fine ha introdotto quello che sarà tutta la storia. È stato carino, l'abbiamo. Anche gli altri non. Forse il quinto, quello un po' più corto. Eh beh, il finale, no? Perché sono 5 episodi. Ok. Buona, andiamo. Come si è orientato a giocare? Cioè, stai cercando di salvare un po' tutti? Guarda Polo, per me l'unica cosa che è successo è che mi sono rimasto nascosto mentre il papà là sgamava la tizia che fumava lo spinello e basta. No, io sono rimasto lì, praticamente mi sono preso io la colpa. Lo so. Oh, andiamo a vendere. Sì, esatto. Andiamo a vendere. Sì, comunque mi hanno uno. Mentre giocavamo, un tizio in chat mi diceva che è un gioco da karma. Quello che fai potrà essere usato contro di te. Quindi pensare bene alle azioni. Io un paio di cazzate l'ho fatto, ma non sono stato neanche lì troppo a. Ma no, infatti, lo giochi. La prima volta è bello così, infatti. Soprattutto un po' più tempo volevo anche, a parte comprare Bloodborne, a parte quello volevo comprare anche Resident Evil, che hai comprato te in digitale. Ma che hai giocato? A cosa, scusami? Resident Evil. Lo zero? Giocato è finito. Ah, ok. Giocato è finito, sì sì, c'è tutta la live. Già giocato, già finito, wow, cioè non, wow proprio. Ne voglio comprarlo più. Questo qua si può comprare. Ah, mica 1000. Figo, lo zaino laminato costa 1000 blu, vaffanculo va. Per ora va bene così. Zaino laminato. Ah, qui si possono comprare. No, stavo correndo la lista. Ok. Ah, poi vedi qua ci sono delle mappe. Se tu le guardi, sblocchi dei punti per fare missioni secondarie dentro alla cosa. Vediamo un attimo ora. Abbiamo fatto ancora il Madison Square Garden. Vediamo se ho dei punti. Una cosa, tanto per capire, è già da oggi che volevo chiedertela. Io la mia roba posso scambiarla con te, dartela o ricevere te roba, cambiarsela così praticamente. Sai che non lo so, fammi provare. Vediamo. Ah, però non siamo qua. Proviamo. Allora, secondo me. No, ma non ci vediamo, perché ricordati che quando siamo qua dentro ognuno vede il suo quartier generale. Sai cosa, secondo me? A parte che possiamo provare, però secondo me così come siamo, no. Tu hai un'arma che non ti trovi, però la voglio io e viceversa. Non possiamo. Secondo me se si potranno creare le. Comunque abbiamo fatto una missione per niente perché non mi ha dato punti. Se si potranno creare. Credo di no, perché mi sa che ce li avevo già 324 punti. Dovrei ricordarmi com'era andata. Comunque non ho granate. Che già li avevi, io non l'avevo ancora fatta, li avrei dati a me, no? Non lo so. Boh. Comunque ripeto, secondo me lo scambio di oggetti nella beta sicuramente non ci sarà, però credo che non sarà permesso a giocatori così come siamo noi, cioè casuali. Però magari se creiamo una fazione o un clan, quelle cose lì, credo che magari ci potrebbe essere la stiva lì, come si chiama, l'armeria comune, no? Sì, magari per quello. Tu arrivi praticamente, li appoggi nell'armeria comune e la gente li tira su. Credo sia così. Perché comunque molte cose sono interdette nella beta, dicevo. Cioè molte cose, certo, sì, chiaro. No, dico, ma molte, molte cose. Quindi detto già comunque è bello, però mancano molte cose comunque. È il gioco definitivo. Ma, oddio, definitivo non lo so, però diciamo che ha recuperato punti, perché io lo davo per spacciato questo gioco. E invece...
Allora, io quando l'ho visto pronti via, così guardando un po' su internet, ho detto no, assolutamente. Anch'io, io poi l'ho anche provato, ho detto no, comunque sono fuori che ti aspetto, E sto vendendo comunque, che prezzi gli acquisti? Sì, sono alti. Sto pensando di cambiare per andare in zona nera il cecchino con il doppiettone. Perché secondo me il doppiettone... Io volevo prendere, che mi è sempre piaciuto, l'M1A, praticamente il fucile... È un fucile d'assalto ma a colpo singolo praticamente, che ti dà una buona gittata da lontano, solo che costa 100 crediti in meno se lo compro, rimango col culo per terra, quindi va bene. Col culo per terra. No, no, sono un coglione, ho venduto il mirino olografico, vabbè. O forse non si può mettere quello là. Vabbè, sti cazzi, voglio dire, tanto va bene lo stesso. Pompone. Ti aspetto, sono qua fuori. Raga, zona nera, ci siamo, è il momento. È il momento della nostra zona nera. Abbiamo fatto equipare un po' il Polanca. Ma è vero, Polo, perché non ti chiami Polanca? Secondo me potresti riscuotere consensi dalle giocatrici femminili. Ma Polanca è il nome, del cane di appunto, di una mamma per amica, non sai quando... Sì, lo so, lo so. Facciamo che va bene così, dai. Eccoti, va andiamo, va. Allora, andiamo a vedere dov'è la zona, l'entrata della zona nera più vicina a noi, è qua. Nel mentre c'è anche un incontro di qui. Che non sono ancora andato qua, com'è che lo vedi, scusami, sulla mappa? Sono viola, sono punti viola. Adesso io e te siamo qua. Ma qua c'è una seconda missione. Ah, qua c'è il livello 3, c'è la parte 3 di una missione. È arrivato il palazzo, l'ingresso principale è sbarrato. Perlustra il vicolo sul retro alla ricerca di un'altra entrata. Vediamo, scusami. Seguimi, scusami. Mi ha dato la terza parte di una missione secondaria che stavo facendo, tanto è qua vicino, 100 perché metri. Se sbatto contro qualche albero è normale, perché intanto che stiamo correndo sto scrivendo. Hop. Polanca. Hai visto che puoi aiutare i civili in difficoltà e ti danno degli oggetti? Sì, con medikit. Medikit, bevande, tutte queste cose qua. Allora, amici, dobbiamo girare qua dentro. Ok, vediamo cosa succede. Da quella missione. Aspetta. C'è un nemico. Bravo, Andre. E questo non è una merda il confronto. Radiofaro eco rilevato. Ok, radiofaro eco rilevato. Aspetta che lo attivo. Azione completata. Lo vedi anche tu? Sono entrato adesso in modalità ecco, ok. Vedi, qua c'è qualcosa che dice è un'indaga. Perché dobbiamo starcene al freddo mentre voi avete tutto per primi? Vedi, indicano sopra. Cazzo, quindi dobbiamo andare su. Chiudi il becco e controlla il vicolo. Vediamo se troviamo qualche entrata da qualche parte di qualcosa. Secondo me dobbiamo salire sul tetto. No, finestra. Prova a salire di... Proviamo a entrare qua? Proviamo a salire. No, sì, perché è chiuso. Vedi? No, c'è la porta. Sì, no, è chiuso, la scala è chiusa, ci sono le... Ah, ok, scusa. Aspetta che metto la pistola per giocare negli interni, perché sennò è un macello. A parte che non riesco... Non so come si mette la pistola. Schiaccio due volte il triangolo. Ah, ho capito. Ho dimenticato la radio a casa. C'è qualcuno che parla, ma non capisco. Spaccare la mia chitarra in testa un c'è qualcosa che serve in tutto questo... Cassetti da aprire. No, c'è un medikit. Ti mando una scorta per portarti al sicuro. Resta dove sei e non ti muovere. Ma io sono full. Come sei full? Posso portarne solo? Sei... sì, anch'io sono full, però vabbè. Vabbè, più avanti potrai mettere uno zaino che ti fa portare. Sì, già c'era. Ma forse già ci sono degli zaini già più capienti. Sì, ci sono, ma questo non lo chiede a te. Sì. Ma si può anche passare di qua, però io credo che prima di... Proviamo a salire, sì, prima di scendere. Io stavo guardando anche, appunto, stavo guardando cosa c'è di sopra.
Esatto. Vabbè, è tutto chiuso. È tutto chiuso, porta chiusa. Porta aperta, c'è. Vai. Uno... Occhio, ti copro io, tu per lustro ti copro. Oh! Possiamo andarcene ora. Cos'è? No, non ci sono. C'è la tizia. Tu, agente, questo significa molto per me. Ah, sono scomparsa. Manderò una pattuglia della JTF a recuperarla, ma sono in debito con te. Questo è P-4. Ci ha dato non so come ringraziare. Ci ha dato qualcosa di strafigo, abbiamo salvato tipo Lau, chiudo. Tipo la sorella, non so cosa. Ho la chitarra in testa. Ok, proiettile. Oh, io anche per incendiare ho trovato. Ok, quindi abbiamo liberato tipo la sorella di Fire. Io non ho ancora usato proiettili. Ma neanche, ma secondo me servirà un qualche tipo di arma o qualcosa di simile. O magari prendendo. Sai cosa? Prendendo vari proiettili puoi creare le granate. I proiettili puoi equipaggiarli all'arma corrente se fai. Sì, ma comunque questa casa mi sembra. Con il coso te li fa praticamente equipaggiare. Sono a tempo però, ho visto. Sì, è zero. Boh, andiamo giù. Vabbè, aspetta che. Abbiamo preso tutto. E ho anche prenotato Dying Light, la versione con... quello nuovo? Che è figo. La versione migliorata del gioco. L'espansione. No, la versione migliorata del gioco graficamente. Ah? E c'è dentro l'espansione. Ah, non è un gioco. Merda. Comunque a me Dying Light mi aveva deluso la storia. Cioè il finale mi aveva veramente deluso. Sì, mica banalissimo. Banalissimo il finale. Infatti, no, vabbè. Giocato, figa, l'ho finito, non ci volevi credere, vero, che era finito così. Anch'io dicevo, no, dai, stiamo scherzando. Poi mi sa che ci dobbiamo buttare giù. Sì, però mi sa che era tutto lì il... Aia, cazzo, che male. Aspetta, stai qua che ci curiamo, perché vaffanculo. Ok. Aspetta, civile in difficoltà. Aspetta. Acqua, ce l'hai? Mi hai ridato fiducia nell'umanità. Sì. Prenditelo tu allora, l'equip. Cosa ti ha dato? L'ho accettato al volo. Figa, guarda! Intanto metto la zona nera ad andare. Qua c'è ostaggi in difficoltà, intanto che ci siamo, lo facciamo. Che ti ha dato? Aspetta che intanto sto equipaggiando. Mi dava una corazza, mi ha dato una corazza. Possibile. Ti dà solo equipaggiamenti, solo estetica questo. No, aspetta, non ho niente di nuovo, No? Strano. No. Oh, vabbè, comunque. Aspetta che sto aprendo una casa nuova. Aspetta che sto... Ah, perfetta. Vabbè. Ok. Andiamo? Sì, c'è un cazzo qua dentro. Solo cibo. No. Ok. Hai guardato di sopra? Sì, non c'è nulla. Non penso che ci sia qualcosa. Adesso vedi che c'è il mondo. Adesso vedi ci sono le armi blu, affanculo. Aspetta. Di tutto, sì, infatti, un'armeria. No, ma era una cosa già aperta, secondo me non c'è un cazzo, non è già aperto così. Non c'è una beata Madonna. Non c'è niente. Qua si può aprire questa porta qua. C'è un loft, tutto straarredato. Vabbè, c'è una cassa qua. C'è uno zaino, aprilo tu. Io ti dico tanto. No, c'è uno zaino e una cassa. Apri tu. Io controllo da altre parti. Io una bella bibita l'ho trovata. Hai visto il culo? E nell'altro cos'è che ho trovato? Il giubbotto leggero. Questo è buono, Ho fatto una bella cosina. Livello 6. Sì, questo me lo... Hai visto? Che culo. Lo metto su. Aspetta che lo equipaggio. Invece ho trovato l'MP7 nella stessa
la stessa cassa. Ah, tu il giubbotto leggero in MP7. Guarda te, la vita. Vabbè, diciamo che mi sa che sto gioco gli sto sul cazzo. Io comunque, pazienza. Succede. Non si può stare simpatici a tutto. Vabbè, comunque. Dai, qua... direi che si può andare, dai. No, c'è qua per te. Ah, ok, un coso d'acqua ancora. Non sto trovando un cazzo io. Però puoi mettere fine alla sete nel mondo. Sì, sì, veramente. Ok. Intanto che andiamo nella zona nera, che è di qua. Intanto che andiamo nella zona nera, che è di qua, di strada, c'è un salvataggio ostaggi, ecco qua, qua davanti, quindi ce lo facciamo. Sei pronto? Aspetta che devo avvicinarmi. Via. Attenzione, rilevata presenza ostile. Parto con una flashbang, che sono tutti lì. No, ma non sprecarle, perché poi andiamo nella zona nera, ci possono servire le granate. Mi hanno droppato una cosa verde. Sì? Ce n'è ancora uno davanti. Tieni un mirato che io mi avvicino. Eccolo. Bravo Andre, bravissimo. La granata non gliel'hai tirata tu? No, no, tu gli hai sparato mentre lui lanciava la granata e gli è caduta. Fondina riflettente. Buono. E tutti oggettoni sto trovando. Minchia. Aspetta, sta fondina riflettente, cosa da parte che... aspetta, Ok. Io intanto cerco la chiave per liberare gli ostaggi, eccola. Trovata. Hai avuto un messaggio. Sì, a me sì. Intanto io libero gli ostaggi, Ecco. Sono stati salvati. Yeah. Ah, vedi? Guarda qua, mi ha dato 60 punti scorte medico. Ora questo mi ha dato i punti che mi servivano. C'è qui una cassa, però io sono tutto. Ecco, idem. Ho aperto come fai tu. Ho aperto senza guardare che cazzo mi ha dato. Vaffanculo, va. A me praticamente dalla fondina mi ha dato la fondina leggera. Che ci sei proprio spiegato, no, Cristo. Aspetta, però questo è da livello 7. E non puoi ancora metterla, quindi puoi aspettare. No, beh, infatti. Ascoltami, allora, so che io rompo il cazzo, però allora a sto punto torniamo, mettiamo il viaggio rapido, torniamo un attimo al quartier generale. O se vuoi tu stai qua, ci vado io, vado a vendere. No, e B devo vendere perché allora andiamo da vendere, cioè. Sì, però dopo andiamo nella zona nera perché comunque è mezzanotte ed è sì, tempo della zona nera. Sì, ho capito, ma com'è il viaggio veloce, come si fa? Schiaccia la mappa, clicca sull'avamposto. Ok, sì, ci sta quadrato mi sembra, poi X per confermare. Giocatore, chiudi mappa, zoom, passa l'indicatore. Attenzione. Dai, cazzo. Ti porto davanti al quartiere generale, praticamente. Sì, ti porto lì davanti. Ok. Yeah, motherfucker. Oh, almeno andiamo anche in zona nera che è giorno. E aspetta, sto cercando di capire come... No, dimmi. Devi selezionare quello lì. Fai spostamento rapido. Tu praticamente non è che ti porta subito. Vedi il tuo omino che corre veloce fino alla destinazione. Allo spostamento rapido come lo attivi, scusami. Tipo, clicca la mappa, no? E sposti il cursore sul quartier generale. Ci sei? Dopodiché tu gli dici col quadrato, se non sbaglio, perché continuo a selezionare le armi sbagliate. Esatto, aspetta che lo faccio così ti aiuto. Allora, tipo, io voglio andare qui. Allora, tipo, clicca su base operativa, c'è il quadrato che è spostamento rapido, lo clicchi, poi ti schiacci X per confermare. Comunque non posso, per 20 punti non posso fare la quarantena, Cristo. Comunque a me da posizione destinazione recente giocatore, ma a me spostamenti rapidi, cose così non ne vedo, comunque. Vabbè, fa niente. Sembra strano.
È tempo che sto qui a vedere, non lo trovo. Anche perché dobbiamo, sai cosa dobbiamo fare invece? Non venire qua. No, scusami, tu non è che puoi spostarti. No, devo vendere anch'io. Ma aspetta, ti spiego. Cerchiamo al volo nella mappa un'altra missione salvataggio. Salvataggio ostaggi, per favore. Va bene. E facciamola, perché mi mancano 20 punti, perché se facciamo andiamo in zona nera e io ho attivato nel mio quartier generale la quarantena, possiamo entrare nelle zone che sono contaminate. Allora, qua ce n'è uno, eccolo qua, c'è vicino a te tra l'altro. Qua, andiamo qua. Beh, se clicchi sul mio nome, certo. Clicca su di me. E clicca su raggiungi giocatore. Clicca su di me. E c'è. Aspetta perché non ti trovo. Mappa. Sono di via col Madison Square Garden, un po' più su. Sono il pallino azzurro. Mi vedi? No. Allora, beh, stai lì. Vengo io. No, scusami, sei vicino a missione. Ah, ok, sono un po' più su. Aspetta, mi metto proprio di fianco a missione, così mi vedi. No. È missione secondaria, quella missione, ma tu sei... In alto? Vedi dove c'è il Madison, la missione quella che sembra un fiorellino bianco? Sì. Ok, sono lì. Non mi vedi? Pallino azzurro? Non ci sei. Ma siamo squadre insieme? Eh sì. Ma come cazzo è? Sì. Vabbè, vieni dritto. Continua a venire dritto. Il tuo nome, oppure un pallino qualcosa, blu. Cioè cosa che dovrebbe... Un pallino blu. Il tuo nome o qualcos'altro? Io in realtà ti vedo. Membro del gruppo ci deve essere scritto. No, io non ti vedo. Ok, beh, comunque sei arrivato, sei qua davanti. Ti ok. Vedo adesso, aspetta che sono più vicino a vedere se ti vedo, aspetta. Che praticamente sì, che sei davanti. Aspetta, Ah, adesso ti vedo che sei in mezzo ecco, alla strada. Ecco, vedi che se tu mi clicchi puoi fare spostamento rapido, raggiungi membro del gruppo, una roba del genere. E lo fai, lui arriva qua velocissimo. Certo. Però ormai sei qua a non allora, farlo. Tu sei lì. Sì, no, volevo capire. Ma a me queste cose non mi vengono fuori. Non so. Aspetta. Cioè, tipo se seleziono un punto... Vabbè, seleziono te, facciamo così. Sì, a me devi selezionare, infatti. E schiacciare quadrato. Ah, dico questo, ma non sotto, sopra, spostamento rapido. Esatto. Pensavo sotto, ma poi confermi. Ecco, bravo. Mo' vedi nella mappa lui che corre veloce e arriva qua da me veloce. Aspetta che sta mettendo caricamento. Dai, che cazzo devi caricare? 200 metri di questo. Infatti sei qua. Ok. Allora, prima di... di tornare lì andiamo qua, facciamo l'ultimo, un'altra missione aiuto, mi mancano 20 punti per sbloccare il quarantena, così siamo a posto. Ciao Marti, lo faccio domani Life is Strange, che stasera è l'ultima serie di The Division e lo sto giocando con Polanca, eccolo qua. Polo, saluta il pubblico, fai un emoticon che saluta. Ciao. No dai, fai un emoticon che saluta questa. Non la fa. C'è un po' di stretching intanto. Ecco, andiamo, va. Quindi Marti, mi faccio la serata con Paul. Adesso andiamo nella zona nera, cioè la zona più difficile del gioco, dove oltre ad avere i nemici del computer avremo anche i nemici fatti fermo. Io sono fermo. Sono nemici qua davanti. Killa tutto. Non li avevo visti. Polanca. Vedi, Polanca fa scena, boom! No, ti abbandono, se ti sparo nel culo se vuoi chiamarmi così. No, non mi sparare. Ok. No, fa quello che caricatore niente. Mirino laser ottenuto. Ci dovrebbe essere una cassa qua dentro allora. Vediamo. Forse. Sì, ce n'è. No. No, non c'è la mazza. Molto bene. No, sì. No, non c'è un cazzo, pensavo fosse una cassa, invece no. Dai d'escursione, ma vai a fare il culo. Ah beh, dai, sembra qualcosa. Questo figo qua che sta arrivando. Quale? È qua da me, alla macchina della polizia, vieni a vederlo. Guardalo, questo qua.
Che cazzo esce questo qua? Oh mio Dio. Andiamo, andiamo avanti. È qua davanti. No, no, non sparare ai civili prima che ti danno del rinnegato. No, lo so, lo so. Ma come hai portato la tentazione c'era? Stai bene. No. Via, sinistra. Voglio farlo perché voglio sbloccarlo, vaffanculo. Mi sono messo di punto che non voglio andare nella zona nera senza aver sbloccato il reparto quarantena, che servirà. Comunque, va come cazzo è fatto bene, oh. Cioè, va come cazzo è fatto bene. Guarda che vabbè, per essere un MMO... poco perché un po' ho giocato, vabbè, Life is Strange un po', sono uscito, non ho avuto tempo di giocarci. Vabbè, ma comunque però, per essere un MMO, cioè la mappa è assurda, eh. Attenzione, no, rilevata presenza ostile. Qua, 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 da qualche parte, qua davanti. Dai a destra e a sinistra. Ma dove cazzo sono? Non, no, non li vedo, Andre. Dritto a me, dove sono? Dai, beh, li sparo. Ah, ok, ora li ho visti, sì. Oh, sono okay. Forti questi, eh. Occhio, sono un livello più alto. Vediamo di non fare. Vediamo se faccio una cazzata o. No. Sto qui. Ma minchia dietro. Bravo. Bravo Andre. Però questo è più forte comunque. Aspetta un attimo che sono portato male. Ok. Quello è lontano, io non ci arrivo. Ho preso io. Ok, basta. Aspetta che no, un po'. Non lo so. Attenzione, rilevata presenza ostile. Arrivano, arrivano, altri. Destra. Dove cazzo? Ah, dal negozio, dal negozio. Dietro il camion dell'immondizia. Questi hanno un'altra fila. Occhio allora, Falli fuori subito. Stagli lontano, Andre, stagli lontano, se no sono veramente un dito in culo. Ma se io gli tiro una granata, esplode la bombola? Sì. Vai provare, va. Bravo, bravo. Me lo dovrebbe in teoria esplodergli la bombola. Io non ho tirato una granata, ma... Ok. Vabbè, buona. Basta. Sì. Ok. Bravo. Ok, andiamo a liberare gli ostaggi. Aspetta, cos'è che mi dà? Zaino da caccia? Ma a me solo zaini da... Ma figa, ma... Dai, vieni a liberare gli ostaggi, va. Sì, sì. Sì, no, perché tanto... raccogliere le cose prima che siamo nei cani. Oh, minchia, mi fa paura. I cani mi fanno paura, mi viene in mente che mi possono attaccare. Che cazzo è la chiave? Eh no, infatti anche io pensavo che ti attaccassero, invece ti ringhiano e basta. E basta, sì. Se vuoi la chiave. Trovata, trovato la chiave, olè. Sono stati salvati. Oh, grazie mille. Oh, bravo. Ora c'ho i punti. Ok. Nuovo livello, livello 7. Sono un sacco di casse qua, Andre, vieni. Meno una sicuro. Se ti vedo il cazzo entro anch'io, ok. M1, buono. Quello che voglio io. Ne ho due ora, mi sa. I tovaglioli del picnic. Per me troverai un altro zaino. No, i tovaglioli del picnic troverò. No, l'M4, super 90. No, ma scusami, ma... Sì, ma fucci la pompa. Non me ne faccio un cazzo se fucci la pompa. M1... Ah, oh, l'M1 livello 7, oh. Vaffanculo, è migliore del mio M1 livello 5. Quindi cambia. Mi ero te, io ho trovato invece un fucci la pompa che non me ne faccio una beata niente. Facciamo le mod al volo. Vabbè, fa niente, vediamo un po'. Ah, ma sai cosa? Ha fatto? Bello. Sai cosa è successo? Avendo cambiato l'M1, quello vecchio, quello nuovo, gli ha già spostato i mod dall'altra parte. I mod, tranne il caricatore però. Aspetta un attimo, perché? Caricatore no. Aspetta un attimo che io scrivo al telefono. Caricatore. La rilascio rapido. Mettiamolo qua. Caricatore, rilascio rapido. Sposta. Perfetto. Ottimo. Bene, così sono a posto. Sti guanti non li metterò mai.
Un'altra corazza, però mi abbassa la vita. Non lo so. No, vediamo questo, via. Ok. Intanto io torno alla base e poi andiamo in zona nera. Sì, devo tornare assolutamente anch'io. Vabbè, fai lo spostamento rapido. Sì, devo prendere 290 zaini praticamente. 290 zaini, un campeggiatore folle. Però da qua mi dà la destinazione, ma non lo spostamento rapido, perché sono al chiuso? No. No. Ok. Opla! No, che cazzo ho fatto sul Twitch, mi sono sganato. Sì, intanto io vado a fare... Vado a potenziare... Agente Iron Wolf. Strano che non ci sono altri giocatori online, porca merda. Ma va che PSN è tutto il giorno che ha problemi, eh. Ah, porca merda. Speriamo che ci sia gente allora di là, però. Allora, sblocco la zona di quarantena. Oh shit. PS4 Italia, c'è gente che ha giocato tutto il giorno, scaricato, fatto, disfatto, bloccato. C'è gente che invece non è neanche riuscita a loggarsi praticamente. Ah. Ora io ce l'ho al 20% il quartier generale medico. Ricorda di guardarti sempre le spalle, missione. Quarantena, ci serviva moltissimo. Ora possiamo isolare adeguatamente i malati e tenere al sicuro tutti gli altri. Perfetto, ottimo. Ora, ho delle abilità nuove che posso mettere, vediamo un po'. A parte che il cura qua è fichissimo. Nuova abilità, hai sbloccato delle mod per un'abilità. Le mod espandono il potere e le abilità con le nuove caratteristiche. Attiva le mod, guarda mod abilità. Io continuo a non capire che se non mi sposto su di te io non posso praticamente fare lo spostamento. Ah no? Questa cosa non... Me l'ha dato adesso, l'avevo fatto anche prima ma non l'avevo caricato, va bene. Il dispositivo è in grado di rianimare gli alleati a terra? E come si fa per sbloccarlo? Asse. Mod attività. Prima perché io praticamente quando eri al telefono io ero ferito, tipo gattonavo. Potevi praticamente rianimarmi, ma non so come si fa. No, è che... No, nel senso... È che... Forse è bloccata nella beta, però... In pratica... Ho delle mod, cioè posso ampliare... Lo scudo è più resistente e leggero, identifica i nemici quando si... Ok? In pratica prendono le attività che già ho... E diventano ancora più forti. Però non posso metterlo, non ho capito... Non ho capito perché. Vabbè, sto vendendo cazzo. Praticamente con tutti gli zaini che ho venduto, ho aperto un Decathlon praticamente. Ok. Ah, zaini, cappellini di merda, robe inutili. Vabbè. La gente in chat c'è ancora? Oh raga, è il momento. Non puoi selezionare tutto quello che non ti serve vendolo una volta sola. Anch'io ho guardato stessa cosa, non riesco mica a farlo, sai. Meglio della città proprio qui. Via, venduto. Sì. Venduto. Ok, poi vendi. Vado da questo. Vendi. 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 Ok, io sono pronto. La fondina da meccanico, eh. Vabbè. Quindi. Ti aspetto fuori. E un'altra cosa, Until Dawn, quanti ne hai salvati tu se ti ricordi? Mi è morto solo il Niga. Che ho cercato di fare le cose giuste. Lo porta via. Sì, Perché gli ho dato la pistola, però invece che tenersela, siccome l'ho fatto giocare un po' da fifone,
cioè un po' da cagnolino della ragazza. La ragazza gli diceva di sparare e lui, anche se non pensava fosse giusto, ha sparato e di conseguenza poi quando è andato giù non ha più colpi ed è morto. Un culo. Solo quello mi è morto, gli altri sono tenuti vivi tutti. Vabbè, è morto quello e... No, solo lui. E vabbè, quello che diventa poi anche lui a sua volta un... uno di quei mostri, adesso non mi ricordo. Ah, sì, sì, Josh, John lì, sì, sì. Ma quello... devi trovare tutti... Tutti gli indizi delle sorelle devi trovare per tenerlo vivo. Esatto. Che poi non è e che lo tieni vivo... si trasforma in no, si trasforma comunque, però finisce in altro modo praticamente, se non ho capito male. Lo puoi salvare facendolo trasformare in un in un mostro di quelli lì, insomma, di cosa, di quello che, in cui sono trasformate le sorelle, ecco, per farti capire. Wendigo, sì, il Mandingo, io lo chiamo il Mandingo. Andre, andiamo? Sì, aspetta, stavo a posto, ok, no. 2 ore a vendere tutto perché sto uscendo, che posso solo camminare se magari muovi il culo. Stai attento adesso, perché ora quando se crepiamo ci fottono tutto, porta meno cose possibili nello zaino. Ok, andiamo, è il momento raga, è il momento. Finalmente la zona nera. Pa, 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 pa. Non serve la violenza. Ma andiamo con una bella giornata, bella limpida, ma che bella. Che mi sta piacendo anche è Battlefront, me lo sono fatto prestare da un collega. Star Wars? Sì. Carino, ma dopo un po' cioè, mi ha stufato subito, cazzo. E non mi è piaciuto che ce l'ho lì in digitale, che non ho ancora, cioè, è ancora sulla console Battlefield Hardline, ho fatto 2 missioni, ma... Io, la storia è carina, devo essere sincero. È un po' diverso dagli altri. Il bro... Anche online è bello comunque. Online ho giocato proprio strapoco ad Hardline. La storia non è male, un po' alla Miami Vice tanti anni fa. Ok, siamo arrivati. Questa è una zona. Ah, si può entrare? Ma era chiusa oggi. Ah, no, ma era chiusa. Infatti non si può andare qua. Perché non si può andare qua? Perché sarà sicuramente qualcosa della beta, infatti, cioè qualcosa del gioco completo. Infatti, vabbè. E l'unica cosa di Hardline è che praticamente vai avanti a arrestare gente, cioè è un po' troppo... La roba lì di arrestare i nemici comunque... vai a sfruttarla troppo poi. Sì, ho visto. No, più che altro poi la zona nera è chiusa e non a caso. Ok, ci siamo. L'infezione ha colpito più duramente al punto che nessuno è riuscito a gestirla, né noi né il battaglione. Ora è una terra di nessuno, piena di persone disposte a rischiare di beccarsi il virus per scappare dalle fattorie. Sentivi già che sparano, bastardi. Che succede dietro quelle mura? Ben poco di buono. Sei pronto? Guarda che stiamo entrando in una bella giornata, sembra quasi bella. Quando sono arrivato la prima volta c'era tipo la nebbia, sembrava di andare nella merda più totale. Vai, andiamo, va. Ok, allora, qui c'è il vendor della zona nera. Per prendere le armi del vendor della zona nera devi fare i punti zona nera. Io ne ho 59 e quindi un cazzo c'ho. Ovviamente le mod della zona nera sono nettamente migliori. Però costano. Tutto blu, sì. Viola mi sembra addirittura. L'unica cosa è che tutto quello che ora la attrezzatura è blu e il coso è viola, ma costa. Ok, tutto quello che ora troveremo nella zona nera per poterlo usufruire dobbiamo chiamare un elicottero. Cioè, una volta che noi vogliamo tornare a casa con la roba che abbiamo trovato, dobbiamo chiamare un elicottero e arriva al punto di estrazione. Sono vari punti di estrazione nella zona nera che si vedono nella mappa.
difendere il punto di estrazione, cioè nel senso abbiamo del tempo che l'elicottero atterra, gli carichiamo la roba e che riparte. In quel tempo o altre persone vengono e caricano la loro roba sul nostro elicottero e anche loro salvano quello che hanno, oppure, come spesso succede, ci sparano e ci inculano la roba. Se crepiamo, le robe che abbiamo nello zaino le perdiamo. O meglio, se cadiamo, il nostro loot, se uno passa sopra, ce lo fotte. Ok? Non dovremmo perdere le armi equipaggiate. Le armi equipaggiate no. Ma le robe nello zaino sì. Solo comunicazioni a corto raggio. Vabbè, comunque c'è andato. Attenzione, corrente interrotta. Backup attivato, sistema riavviato. Ok, qua è una zona in cui l'infezione non è stata controllata. Comunque occhio. Comunque buono, che è una bella giornata almeno. Sì. Fa sempre quello. Quando troviamo gli altri, possiamo attivare la chat e parlargli e dirgli di non romperci il cazzo, se no comunque non sparare. Quando i giocatori come noi sono scritti in rosso, vuol dire che sono giocatori che stanno giocando in modo scorretto, cioè che killano gli altri giocatori, e quindi c'è da stare attenti che tecnicamente potrebbero ucciderci, e soprattutto se noi uccidiamo gente che è scorretta, vinciamo la taglia. Allora possiamo provare ad andare qua sotto. Sei pronto? Andiamo sotto, no, nella metro. Stavo guardando io, ma va bene, sì. Piano, occhio, qua i mostri sono straforti, sono più forti di quelli che c'erano nel Madison Square Garden. Aspetta, però non andiamo avanti paralleli. Un pezzettino. Vado avanti io e tu stai dietro, perché potrebbero anche arrivare da dietro. Ma sei tu che hai la torcia? No. Ah. No, è qua per terra. Ah, ok. Occhio, occhio. C'è il livello attuale del filtro sicuro. I mostri qua sono da 1 a 7. Zona contaminata. Occhio. Sì, bene. Attenzione, ingresso in un'area contaminata. Ok. Occhio, Andiamo a sinistra? Eh sì, dobbiamo scendere per forza. Aspetta, vediamo cosa c'è qua dentro. No, aspetta, vediamo cosa c'è appunto. Stai dietro, prima che ci circondano. Ci sei? Stai qua, prima che mi circondano. Libero, non c'è niente qua, prosegui. Attenzione che si taglia con un coltello qua. È figo, Vai. Passiamo di qua o andiamo giù? Dritto per forza, Andre. Oh, vedi? Qualcuno ha chiamato un elicottero. Qualcuno sta estraendo qualche oggetto. Possiamo andare lì e o aiutarli, o se no gli possiamo fottere la roba. Però chiaramente saranno. Comunque, lasciamoli lì adesso. E qua non c'è un cazzo. Dobbiamo solo scendere, Andrea. Paura che scendere. Ah, qua c'è qualcosa. Aspetta, c'è uno zaino. Sì. Lo apri tu? Vai, aprilo tu, va. Troverò le ennesime fazzolette di carta. No. Ah no, un'altra. Medikit. Vado giù, Aspetta, perché qua ho paura di andare giù io. Vediamo cosa c'è. Ormai sei lì. Stai dietro. Figa! Vieni via! Vieni via, fidati! Un rook! Sì. No, sono due. Porco due! Vedi che facciamo punti viola, guarda già! Sì, e l'ha imboscato. Io li sparo da qua, lo vedo dal. Aspetta, E basta. Oh! Occhio! Quello quando spara sono cazzi, Andre!
Ma gli sparo dal cancello. Se ce la fai a tirarlo giù, guarda, sei un figo. No, sta arrivando. Sì, sì, ma sta arrivando un altro. Se ne sta arrivando un altro, lo vedo, sì. Aia, porca merda, aia. Occhio, occhio, è una torretta. No, vai indietro, vai indietro. Ah, ha messo una torretta, figlio di troia. Faccio una cazzata enorme. Bravo, oh. Bravo. Torretta del cazzo ancora là. Ah no, no. C'è quello lì che... Allora. Aspetta che... Non passano i colpi dal cancello, questa è una grande inculata. La madonna, che male che fa, che male. Cristo. Tanto c'è un loot lì. Voglio raccogliere. Dietro l'angolo che non si sposta. No, non l'hai preso, Andre. No. Ecco che si è spostato. Ma non vieni su sto pirra, dai, seguici, coglione. No, io sto prendendo tu. Oh, vai, 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 che forse... Oh, eccolo, vieni via, madonna! Ok, è morto. Come hai fatto a ucciderlo? Minchia, guarda, io ho fatto un grado solo per averlo killato. Aia! Guarda, ma ancora questi guanti d'escursione di merda, vabbè. Oh, qualcosa mi ha fatto un male della madonna qualcosa, Andrea, occhio. Sì, là, guardalo. Lo vedi? Sono due, hanno le torce. Figa, mi hanno fatto malissimo, con un colpo mi hanno tirato quasi giù. È un cecchino uno, eh. È quello con la torcia. Aspetta, tienili lì che provo a prendere il cecchino. E ovviamente ti sono messo nell'unico punto dove non riesco ad arrivarci. Aspetta che mi sposto, eh. Uno l'ho preso. Mi avvicino, no. Morti, Andre, morti. Aspetta, no, fermo lì. Ah no, non ho niente. Aspetta, mi curo io, aspetta. Ok, mi sono curato con la mia abilità. Ok. Occhio, piano, perché devi... Guardiamo, perché i nemici sbucano da ogni dove, quando c'hanno voglia. Più che altro credo che, sai cosa? Ritornano dopo un po'. Sì, dobbiamo stare attenti, ma dobbiamo avanzare, sennò se tornano. Oh, equipaggiamento della divisione ho trovato, eh. Aspetta, Andre, però non andare su. Qua c'è un'altra zona da visitare qua sotto. Qua è libero comunque. No, qua vieni qua, Andre. Qua c'è tutta un'altra sala, c'è anche il treno. Sopra non c'è nessuno. Sì, sopra, no, è giù che c'è gente, vieni. Treno è chiuso. Sì. Andiamo di qua, no, però. Siamo... Qua, questa strada. Sì. Io entro qua, eh. Sì, io guardo qua. C'è niente. Okay. Comunque abbiamo trovato un equipaggiamento della Madonna che non potremo usare se non facciamo l'estrazione, quindi vabbè, occhio. È un cimitero praticamente. Eh sì. Ma dove sono io? Non c'è niente. Oh, c'è qualcosa davanti a noi però. Ho visto brillare qualcosa. No, sono i topi che vanno avanti e indietro. E c'è il coso lì della... così rossi che lampeggiano. Eppure, secondo me non me la contano giusto. E infatti c'è una porta qua. Aspetta, fermo. No, volevo recuperare. Volevo mettere una flashbang, ma non ne ho. Vabbè, niente. No, non c'è niente, libero. Vieni, è libero. Sì. Vabbè, niente, risaliamo dal punto dove stavi andando tu, allora. Là è una stanza vuota. Oh, guarda qua sopra che c'è un nemico. Sta morendo. Però è qua sopra, stai attento, eh. Occhio, Andre, occhio, scala ci sono... Scala a destra, sì, lo so, è lì. No, quello di prima è morto, quello di prima è stato ucciso, però non vorrei ci siano dei tizi, eh.
Controlla destra, io controllo sinistra. Non c'è nessuno. C'è qua. Qua c'è uno zaino. Lo... Sì. Ho trovato qualcosa. C'è un corridoio libero. Raccogli qua lo zaino qua, non so cos'è. Sì, no, aspetta. La dietro dello zaino, stavo guardando se non. Ti copro io, ti copro io, tu raccogli. No, sono medikit, ne ho due, sono. Ok. Andiamo su. Su, andiamo su di qua. Uscita dall'area contaminata. Sai che c'era tutto un corridoio di là, È uguale, l'abbiamo fatto prima. No, quello piano di sopra no, Ma tanto qua esci perché ti porta all'uscita di un'altra metropolitana, non cambia. Cambia molto. Ok. Piano, mettere fuori la testa da qua, perché generalmente la gente ti aspetta per farti fuori. Ok, pulito. Segnala qualcosa lì più. C'è un... Oh, Andre, stai attento. La gente non ha stile. Non ho stile. Però occhio, Non ho stile, però loro ci possono attaccare quando c'hanno voglia. Cosa facciamo? Chiamiamo l'estrazione e portiamo a casa quello che abbiamo trovato per ora? Meglio prima che buttino tutto nel cesto. Dai. Ok, come si fa? Chiamo, Allora, chiamo la coperta. Ok, dobbiamo difendere 30, un minuto e 30 secondi. Stai nascosto. Ma ascolta, come l'hai chiamata l'estrazione? Niente, ti metti vicino alla zona dell'estrazione e ti esce schiaccio quadrato. Ah, ok, pensavo che dovevi... Occhio, Andre, stai in un punto dove non ti si vede. Sto io qua in mezzo. Sono in un angolo vicino. Bravo, no, bravo. Se vedi che mi killano, vendicami e raccogli tu la roba. Guarda che stanno arrivando, guarda che li vedo. Li vedi sulla mappa? Il teschio rosso? E io sì. Ah, stanno arrivando alle... No, non li vedo ancora io. Beh, tu stai attento, mancano 40 secondi. Io li vedo vicino a te. Stanno arrivando. Dietro di te. Da me. Nasconditi. Sì. Sì. Sì, ma si sono avvicinati, sono lì, non si spostano. Aspettano che mancano 10 secondi. Aspettano che mancano 10 secondi per incularci. Sì, vabbè, ma non so ingaggiare. Magari... 5, guarda che poi dobbiamo mettere. Vieni in mezzo, dobbiamo mettere sulla roba, Te lo so. Recupero carico avviato. Eccolo, occhio, non ti distrarre. Ecco, vedi i figli di troia, guardali. Buono, io gli ho mollato il mio, Io no, coprimi Andre. 15 secondi. Sì, coprimi che devo mettere sulla roba. Sì, appunto, ci sto andando. Cazzo, sto caricando. Fatto. Ok. Abbiamo l'obiettivo. Ok. Carico recuperato. Estrazione. Buono, bravi raga. Aspetta, vediamo se questo qua vuole giocare con noi. Se magari sta fermo. No. Non riesco a prendere. No, è andato. Niente. Non ci ha killato, il che è stato buono. Io ho recuperato un altro... Guarda cosa ho dietro io, un altro equipaggiamento. Guardami, yes. Vedi? Già. Il coso di giallo. È il coso del... Se l'avevo mandato via prima. Boh. Ma forse perché uccidendo i nemici già hai già raccattato qualcos'altro. Beh, fa niente, adesso. Io ho andiamo... situazione disponibile comunque, ma andiamo. No, vabbè, ma adesso non facciamola, raccattiamo più roba e poi andiamo. Va bene. Tanto è inutile un coso, non cambia niente. Ok, fermo un attimo. Fammi guardare cosa c'è nella mappa che possiamo fare. Allora, noi siamo qua, abbiamo dei riferimenti qua, un po' di stazione qua,
Qua, allora, noi siamo qui. Qui c'è una zona contaminata. Proviamo a vedere di andare qua. 1, 2, 3 zone contaminate. Io vedo dei nemici. Andre, stai nascosto. C'è una cassa qua, guarda. Trovato. Non so se la puoi aprire anche tu. Sì, no, stavo più guardando se qualcuno ci sparava. Qui la puoi aprire anche tu, questa cassa qua? No, non mi dà neanche un tasto né niente. Allora, l'ho potuto fare solo io. Ok. Non è che puoi fare tutto perché è un determinato fucile. Boh. O magari c'è anche poca gente, magari che la beta sta per finire. Comunque attiva fino a mezzanotte di domani. Lo so, però tieni conto che quello che stai dall'altra parte della strada, perché se ti spara qualcuno esatto, bravo, me, sì, lo prendiamo nel culo in te. A destra si stanno sparando gli umani. Sì, vabbè, ma noi stiamo andando, c'è occhio parte. Cosa? No, ma detto che cosa? Siamo una maratona, sembra. Sì, quello qua. Perché sei dietro il scarico, ecco perché corre. Sì. Entriamo qua, Ti sta guardando. Oh no, aspetta che ti sta guardando. Ah no, niente, è andato. Però, ok, no, sì, andiamo. Si è voltato un attimo e ci stava guardando. Guardava se lo stavamo mirando. Comunque sta cosa è bellissima, la zona qua. Prova a entrare in quella porta davanti a te, tu. Ah, aspetta, vado io. Ah, niente, non è un cazzo. Dobbiamo muoverci. No, io provo a entrare di qua. No, non è niente. Siamo solo usciti qua, dall'altra parte. No, qua. Niente, dobbiamo salire le scale, allora. Andiamo su. Senti la gente che muore. La gente che si killa. Vai su piano, Sì. C'è niente? No. Cazzo di zona è allora? Fica siamo andati. Vabbè, niente, scendiamo. O si vede che o hanno già fatto fuori tutto e non devono respawnare i mostri. Però non è neanche qua dove dovevamo andare, credo. Aspetta, no, di qua. Molto è qua. Infatti hai ragione, di qua, sì. Diciamo che non c'entra un cazzo dove siamo adesso. No, ero convinto fosse questo io. Ah, è per qua che stavo andando avanti io. Vedi? Sì, hai ragione tu, sì. Ah, sotto. Ma non è la zona di prima questa? No, è un'altra. No, ah, un'altra. È un'altra, sì. Il campo da esatto. Basket. Andiamo giù. Libero. Dietro no, pure. È diverso comunque. Sì, è un'altra zona, sì. Però è uguale a prima, se comunque dobbiamo scendere. Sì, muoviamoci piano perché ovviamente lo stava mettendo. Cos'è stato? Sparano sopra di noi. No, aspetta. Sì, però siamo uno alla volta. Oh, madonna. Sopra o sotto? Non capisco. Non lo so. Vai, ti seguo. Chi è che sta morendo? Boh. Minchia.
Sì, stanno... Madonna, stanno sparando di brutto, si stanno sparando. C'è un medikit qua. Niente, poi dobbiamo scendere no, qui. No, ma aspetta, ma qui dove siamo andati prima? Poi è uguale. Perché qui dove ti ho detto, vedi qua, dove volevo andare io. Da quella parte di qua. Secondo me sarà identico. Proviamo ad andare di qua. Allora, aspetta. Cazzo, queste cose della metropolitana non hanno un nome. Aspetta, fammi vedere la mappa. Allora, Greenlight Square, dove eravamo prima, se ti ricordi più o meno? Dove siamo arrivati? Noi siamo entrati da può essere che sia qua, Ci abbiamo girato attorno, può essere che abbiamo girato attorno, sì, come dei coglioni proprio, babbi. Vabbè, andiamocene, tanto... Oh, c'è uno, minchia, c'è passato... Mentre guardavamo la mappa, intanto uno c'è passato di fianco. Sì, ho visto. Oh. Piano, davanti. Aiutiamolo, ci sono dei... Aspetta. Nemici... Dietro, davanti. Ah, polo occhio, altri nemici. Ora. Fatto. Okay. Fondi. Ok. Niente, non c'è un cazzo. Ha chiamato l'estrazione il tizio. Vabbè, lasciamolo stare. O lo aiutiamo. Aiutiamolo così. Aiutiamolo così facciamo punti. Posso portare via proprio io, teoricamente, anche no? Sì, bravo, in teoria sì. Tanto ormai l'ha chiamata. Vabbè, imboschiamoci da qualche parte. Dov'è lui? Tipo è qua, è vicino a me, dove sono io, mi vedi? Vedi? È qua. Dietro al generatore. La tranquillità qua mi sta rinculata. Non so perché. Perché non posso selezionarlo? Visualizza. Può che visualizzarlo adesso prima che arrivano da qualche parte. Mancano 30 secondi, di meno. L'ho invitato nel gruppo, vediamo se vuol venire. Pirla, non si è fatto curare. Napolo, ok. Estrazione carico iniziata. Fallo tu però, dai che l'hai chiamato te. Tu, dai. Perché fare io questo qua? Occhio. Lo fanno dove cazzo è? 15 secondi. Vabbè, gli ho mollato anche il mio, buono. Bravo. Ma solo quando abbiamo fatto noi è venuto fuori un bordello? Sì. Figa, oh. Questo da dove esce? Ah, è sempre quello di prima. Perché è tornato qua? Lo cura, perché ha raccattato qualcosa come te e l'ha rispedito su al volo. Ok. Vabbè, andiamo. Ma cosa va? Sicuro non vuol giocare con noi. Aspetta. Vediamo un po' la mappa e vedere cosa fare, tanto per non andare in giro alla cassa. Hai ricevuto un messaggio da mio. Come faccio a leggere i messaggi? E dove entri nella zona nera il posto di blocco? Aspetta un attimo che arrivo il telefono.
Ah, mica tipo. Ok. Ci sei Polo? Sì, un secondo. Sì, 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 sì. Tanto controllo dove andare. Ok. Vediamo appunto sulla mappa, tanto per non andare in giro a zonzo, che qua meno vai in giro la cazzo meglio è. Ma sai cosa che. Qua c'è una zona contaminata. Proviamo ad andare qua. Ok. Dove? Qui mi dice zona contaminata qua. Però non è una metropolitana, dovrebbe essere un vicolo. Passare dai rifornimenti per... no. Non so, se li troviamo. Io non ho flashbang, che sono quasi... Fa niente, fa niente. Proviamo... Qua non... comunque dovrebbe essere un vicoletto, non dovrebbe essere... Comunque anche il vicoletto, Mica però sti messi... Ok. Perché dietro l'angolo c'è il mondo, apocalisse. Occhio, occhio, piano, è lì, eh? Sì, no, però passiamo... Aspetta. Piano. Vai, io controllo che non viene nessuno, Dimmi se c'è qualcosa. Attenzione, stai entrando in un'area contaminata. Sinistra, destra, libero. Eccomi. Abbandono dell'area contaminata. Aspetta, qua c'era qualcosa però. È solo quella vietta qua però. Ma io ho una cassa, posso aprire la cassa? Grado, minchia. Vabbè, tanto che non guardi la cassa quanto dire. Grado richiesto 10, il tuo è 1. Comunque mini Pux qua è entrato con noi. Un altro agente si è unito alla squadra. Due si sono uniti, Mini Pux e AD2C4. Stiamo attenti a una cosa ora, è vero che sono in squadra con noi e ci possono aiutare, però occhio quando facciamo l'estrazione, perché se quando facciamo l'estrazione uno abbandona la partita, cioè abbandona il gruppo, ci può sparare in ogni momento. Ok, ferma un attimo e vediamo cosa fare però, è tanto... E qui c'è un'area contaminata, però non me la faceva prendere. Qua c'è un'altra, qua. Qui dove c'è un membro del gruppo ce n'è una. Allora, andiamo in questa. Vieni, seguimi. Sì, infatti, ok. Andiamo a questa qua più vicina, così raggiungiamo anche lui. Che è con in squadra con noi. Cammino dall'altra parte prima che... Occhio, va che lì ce n'è uno. Fermo. Era con noi, occhio. Cazzo fuori tu. Che lì davanti. Morto, chi è che ha fatto un grado? Io? Bella Luca. Occhio. Ok. Perfetto. Sì. Andiamo avanti un po' piano perché non so se erano solo loro due. Sì. Dai, qui più avanti praticamente. Che siamo? Dove eravamo prima? Sì. No. Ho sbagliato prima a mettere le cose. Dove cazzo sto andando? Mi sono schiantato contro una monnezza. Ok, ti direi questo vicolo qua, no? Ok, qua... Sì, vabbè, questo entrava. Perché mi dice... Oh, è pieno di mostri, di nemici qua a destra. Attenzione, i rilevamenti indicano che l'aria è contaminata. Qua dietro è pieno di nemici, Andre, stai attento. No, ma adesso siamo dall'area... Stai uscendo dall'area contaminata. Ma qua a destra? Oh, qua è una cassa. Dice che c'è un'altra, eccola qua. Cazzo.
Vabbè, io non ho capito. Cioè, nel senso... Qua? Vieni? L'ho visto. Non doveva provocarci. Aia. Mi piacciono le uccisioni facili. Aspetta, dov'è che... C'è la corda, ok. No, sembra qua. Fermo, fermo. Sono dei nemici. E hanno visto loro. E sono dietro. E ciao. Che pessima. Cazzo qua è quello là. Vabbè, ormai si è beccato, dai. Andiamo, io qua sopra, andiamo. Sì, lo so, infatti volevo fare il giro. Lo beccami da dietro. Uno morto, oh, cazzo. Cazzo, cazzo. Bravo, Andre. E uno dei nostri era morto. Comunque il medico se è utile. Cioè, un medico secondo me in squadra serve come l'oro colato. Sì, per forza, perché comunque no, è inutile. Ecco, qua che matto. Quei giochi che cominci con un ruolo, devi sviluppare. Per... Sì. Sì, qua è buona l'estrazione, secondo me, perché nemici umani devono comunque venire su da delle scalette. No, c'è un punto per rialzato di là, non è vero. Vedi? Dove sei te? Ma i nemici umani, però, per venire su questa tettoia devono passare dalle scalette, cioè comunque li vedi con calma venire su, capisci? Ah, sì, è vero. Sì, più che altro i nemici fatti dal computer non so dove poppano, più che altro. Vabbè, io mi metto qua. Bravo, io sto qua. Figa, 50 secondi questo. Sì, io ho proprio poco da dare, però. Eccoli. È meglio dare poco che perdere. Vero. Eccoli, sulla destra. Solo là, va a cliccare. Oh, cazzo! Minchia, 8. Beh, livello 8 questo qua. Non so come ho fatto il level up. Io sono troppo qui. Avvio estrazione obiettivo. Ok, ne mancava uno. Diamogli sta roba almeno. Aspetta che raccolgo le cose che ho trovato prima. Ok, io... Mollato. 15 secondi. Ok. Ho un altro pacco, cazzo. L'ho appena trovato, bottino di dirmi. Dai. Ok, messi. Va bene. Pronti a trainarlo a bordo. Non ho più medikit, porca troia. Carico estratto. Ok. Vabbè. È andata bene. Mica, nonostante tutto, stiamo morendo comunque poco. Cioè, beh, non ci sono. Non ci sono molti nemici, onestamente. Cioè, oggi quando ho giocato a mezzogiorno, figa, un sacco di gente dito in culo che continuava a spararmi, c'era. Vabbè, ci andiamo. Andiamo. Sì. Dammi un medikit. Ok, perfetto. Ok, e dove possiamo andare? Qui c'è un'altra di zona. Questa qua. Sì, aspetta un attimo che... Sì. Tanto mi... prendere l'acqua. Io mi avvicino alla situazione intanto.
uscita dall'area contaminata. Boh, oh, non capisco certe cose, non le capisco. Oh, un attimo, adesso... Sì, 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 ecco. Che cazzo è? Ho trovato una zona power qua davanti. Devo capire come si entra, però. C'è anche un umano. Mini Pux vuole morire? Cosa sta facendo? Da dove cazzo è entrato in questo centro commerciale? Ah, da qua è entrato, ecco. Ti aspettiamo in questo centro commerciale? Toglietevi questa roba di dosso! Comunque io nel gioco ho poi notato l'edizione quella da 99. Attenzione, agente della divisione alleato. Oh, cazzo! Ti arrivo. C'è. Veloce, corri! Orca merda! No! Vieni subito a raccogliere la mia roba. A parte che non c'ho un cazzo, però. Puttana la merda, sapevo che sapevo che non dovevo dargli retta a quel pirla lì. Fanculo. Ehi, sono morto lì all'ingresso, stai lì che sto arrivando, vaffanculo. Sì, non potevi aspettarti. Non pensavo di morire. Cioè, lui è entrato, sono arrivate un sacco di persone e mi hanno preso da dietro. Aspetta che mi avvicino a te. Non posso fare spostamento rapido? Ma no, stai scherzando? No, non posso farlo in zona nera, spostamento rapido. Brutta cosa. Vabbè, chiaro. Giusto, sì. Provo a correre da te, speriamo che non mi rompa il cazzo nessuno. Tu puoi. Certo, mica sto fermo come un pirla. Battitene di tutto se ti spara nel cuore. Arrivo, sono quasi lì. Giro l'angolo e ci sono. Vabbè, intanto mi metto qui da parte. Sì, ma voglio entrare in quel centro commerciale, eh. Sono, sì, ora sì. Mi sono preso male. Eccovi, vi vedo. Madonna, cosa stanno facendo? Comunque è da tempo che non trovavo un gioco così che mi prendesse così tanto. Non male, guarda. Ok, sei qui? Ulla, madonna. Dov'è Mini Pux? Perché l'hai in alto? E sta morendo? Polo, tu dove sei? Io sono in strada. Ok. Sono accovacciato. Adesso mi vieni, vieni, sono già arrivato io, sono qua. Sono andato ad aiutare il nostro socio qua, che è andato a cazzi ancora. Adesso l'abbandono. Ma aspetta, andare di nuovo da solo. Ma il centro commerciale è qua. È qua, ci siamo. Andiamo al centro, stai lì, fanculo questo qua. Andiamo al centro commerciale, vieni. Ok. Comunque non so se mi hai sentito, io ho preso l'edizione del gioco da 99 che è dentro il season pass. Tanto se fai due conti. Vabbè, certo. Polo, ho trovato una chiave per la zona nera, non so cosa sia. La chiave per la zona nera? Intanto qua c'è impugnatura piccola. Sì. Io vado a sinistra, eh? Aspetta che mi metto il... Aspetta che mi metto la doppietta qua. Fermo lì. Sono in alto, sono livello 8 questi qua. Sì, lo so, ho visto, sono forti. Puttana, cosa avete fatto esplodere? Niente, stava tirando la granata che ho sparato. Buono, bravo. Ho un livello 7 che sta morendo, aspetta che vado a beccarlo. Eccolo là, preso. Ah,
Attento, eh. Ah no, ma è stato un mini tour, un po' che si chiama, quello di tipo noi. C'è un altro piano qua sopra. Spera che metto sotto carica il controller perché mi fa. Anche a me sta andando a fanculo, tra poco anche a me si scarica. Un po' mi manda a fare il culo anche a me. Figa che mal di braccio. Ho fatto le braccia stamattina in palestra, qualsiasi movimento faccio mi fa male. Trovato un'altra chiave zona nera, sai che cazzo è la chiave zona nera? Ecco, ovviamente 990 chiavi, ovviamente io è l'ultimo, quello che mi serve. Che si sparano questi? Allarme. Oh, ci stanno sparando! La squadra ha rinnegato la divisione, ora ciascuno di voi è marcato come traditore. Cazzo! Attenzione, perché pensavo fosse un nemico. Ah, sei stato tu che gli hai sparato? Sì, colpa mia. Bravo, complimenti. Scappiamo, Andre. O li facciamo fuori o scappiamo? Che sono due. No, scappiamo. Non peggioriamo la situazione. Sono più bassi di noi, possiamo ucciderli. Ecco, no, se sto qua però fermo a farmi a killare come un coglione, è qua dietro di me. Uccidilo, Andre. Uccidilo e tirami su, dai, ce la puoi fare. E no. Ecco, porco Diaz, la merda. Anche te sei morto? Merda di cane, ho perso un sacco di robe, ho perso, cazzo! Fanculo! Aveva tipo una mitragliatrice. Quando caricava lui, l'hanno già caricato tre volte. Vabbè, allora fammi capire, vabbè, va bene così, dai, almeno le armi le abbiamo ancora. Sì. No, no, le nostre che le avevamo in mano. No, figa, se ho preso un fucile da cecchino di incazzo, eh. Un agente ha lasciato la squadra. Anche quelle che hai. Che non hai in mano non hai perso. Ah, ok, solo quelle contaminate perdi allora. Perdi okay. Quelle e io ho perso anche il giubbotto. Tutto quello che hai raccolto qua che non abbiamo ancora salvato. Sì. Da dove arriva? Vabbè, aspetta che ne equipaggi un altro. Io non posso comprare qualcosa di nero qua. Figa, mi compro. Tornerai, ne sono certa. Spera che cambio giubbotto, che è indubbiamente bello sul giubbotto, ma me lo voglio. Aspetta, cambio anche io giubbotto, va. Op. Mettiamo la giacca invernale. Così sono in panna col cappello. Anch'io ce l'ho. Giacca invernale trendy. Io ho messo una giacca che... ecco. La squadra rossa, vai. Giacca bomber. Ma la siamo più... Giacca bomber. Andiamo. No, aspetta, fammi vedere. Ah, ok, sì. Volevo tentare di comprare qualcosa, ma ho a me manca poco per prendere ancora qualcosa. Allora, vendo sta cosa. Si può vendere, scusa, qua dentro? Non chiedermi come l'ho avuta. Sì, ah, sì, si può vendere. Però ti dà soldi normali, non ti dà soldi blu, ti dà soldi viola. Non ti dà tutto un cazzo, non ti dà. No, ti dà dei soldi, soldi quelli della valuta normale, ti dà i soldi quelli del mercato nero, diciamo così. Rischio biologico, ingresso in una zona. Ma cosa hai visto? Come? Trasmissioni turbate, solo soldi normali. Ah, ti danno di più, dici? Attenzione, corrente interrotta, backup attivato, sistema riavviato. Ne danno perché là quelli di più, Può essere, perché attenzione, stai entrando nella zona nera.
Vabbè, pensiamo di andare in quel caso. Figa, adesso però ci romperanno. Quando ci riconosceranno, ci spareranno sicuro. Vedrai. Scusa, ma c'è un contatore, una volta che non è passato quello, non siamo più. Sì, però comunque gli stai sul cazzo, loro ti sparano. Guarda che c'è un nemico qua, No, è quello di prima. È un mini Pux. E si è salvato sto coglione. Infatti. Testa di minchia. Oh, qui è pieno di gente. Qui dentro. Qua. Ma minchia, davvero? A che livello sono? 7. Porca merda. Bravo Andre. Ho fatto un grado. Campo da basket. No, non c'è più nessuno. No, però sono, ci sono delle casse. Sì. Qua. Casse. Una merda ho trovato. Ah, una granata. No, scusami, cos'è che ho trovato? Ma la gente c'è ancora in chat, raga, ci siete? Oggi la chat è un po' morta, o sono tutti a guardare? Qualcuno si è avviato un'interazione, ma tanto non abbiamo un cazzo. Cazzo, c'ho il Twitch bloccato. Ah no, mi dice solo che c'è uno che si chiama Kensei a guardare. Twitch bloccato non mi dice chi sta guardando. Almeno non me lo diceva. Comunque, io adesso ho trovato un'incendiaria, la usiamo proprio in casi estremi. Certo, per forza. No, dato che quando ce l'hanno tirato, visto che fanno tanto danno perché incendiano tanto. Sì, perché più che altro perché poi continua a bruciarti. Sì, vediamo dove andare. Esatto, sei qua vicino. Fai tu, scegli tu. Sì, io ti copro allora. Intanto controllo il veicolo. No, da dove siamo? C'è una zona contaminata, siamo un vialetto. C'è una cosa, mi metto un attimo al sicuro. Intanto che scegli, metto qua un attimo. Faccio la pipì intanto. Faccio pausa pipì. Andre? Oh, attenzione che sopra di noi c'è una zona di estrazione, ecco, vedi? Dove sei? Stiamoci lontano perché ci sono due, sono dietro di te. Il cassonetto quello dietro, perché si stanno scannando. Andiamoli a scannare noi e li killiamo, no? Vabbè, che livello sono? Non lo so. Ho selezionato una zona contaminata. Andiamo su, proviamo a vedere se li facciamo fuori. Va bene. Tanto non abbiamo niente.
Io ho anche questo. La roba è lo scudo antisommosso. L'elicottero è diretto alla tua posizione. Davanti, occhio. Oh, oh. Qua, eccolo. Livello 8. Elicottero in arrivo. Vaffanculo, va. Guarda con cosa non so. Andre, vieni, vieni. Sei fermo. La tua posizione. Ok, vai. Andiamo subito su. Ma tu lo vedi lo scudo? Sì, sì, lo vedo, lo vedo. Perché stavo muovendo, se non... Stavo poi... Diretto alla tua posizione. Va bene. Occhio. Vai, 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 vai. Porco Dio. Ops. Bestemmione è partito così. Avvio estrazione carico. Vieni, vieni, Andre, facciamoli fuori. Gli spariamo, sì o no? Vai! E allora sparagli, vai! È quello di prima. E allora va a fare il culo due volte, allora! Non appartieni più alla divisione. Ora fai parte dei traditori. Fottiamo il carico e mettiamolo subito su! Occhio. Ce l'ho fatta! Ma niente! Gli ho preso il carico e gliel'ho subito messo sulla... Aspetta che ce n'è uno là in alto, dobbiamo farlo poi in periodo. Aspetta che c'è un nemico ancora qua. Questo? Passa, no, fammi spostare perché qua... Attenzione, agente della divisione alleato a terra. Oh, la madonna, che botta che mi ha tirato sto coglione, sono morto. Abbiamo un po' fatto la figura dei chi. Vabbè, tanto quello che ho fatto... Allora, andiamo dove rinascere, ma adesso aspetta 30 secondi perché eravamo negati. Figata però, che giocata. Abbiamo killato mentre stava mettendo la roba sull'aereo. Io ho visto. Abbiamo killato e abbiamo subito messo la roba sull'aereo. Sì, ma questo qua che stavo cercando di far fuori, il giocatore in alto, quello lì è lì pronto ad aspettare chi viene qua a praticamente mettere sui carichi per farli fuori, ma penso a te. Ma è il checkpoint quello vicino a 194 metri. Adesso la console cosa ti dà? NAT 2 o 1? Boh. L'uno non puoi averlo perché non sei... Dalla base non la trovi questa 2. Roba. Non ho mai, non ho ancora guardato, sai, dovevo guardare. Non aver comprato da me. Aspetta, piglio le munizioni, sei bravo. L'uno puoi averlo solo con i modem della tua compagnia di ADSL. Io devo chiamare Faster, devo far sì che mi sistemino la connessione perché... Oh, Andre, c'è il nostro amico qua davanti. Vieni, vieni, Andre, veloce, esci. Veloce, Andre. No, non metti davanti. Attenzione, hai rinnegato la divisione. Questa azione ti marcherà come traditore. Uccidi tutti, vaffanculo, vai. Ma cazzo, stai fermo, stai fermo, stai fermo, stai fermo. Ok. Suo amico. Ah, porco Dio. Ma perché devo tirare le bestemmie, figa? Andre! Aiutami! Uccidilo! Uccidilo, cazzo! Non farmi fottere la roba! Andre! Oh! Pazzi. No! Cioè, mentre stavamo killando le persone... No vabbè. Non so perché sei andato per i cazzi suoi. Porca troia.
Guarda, guarda che sono ancora qua fuori sicuro loro, eh? Sì, hai ripreso per le munizioni. No. Sì, l'ho già ripreso, sì. Guarda, mi tengo il doppiettone, guarda, se li vedo gli sparo il doppiettone in culo. C'è ancora la nostra roba? No, non c'è, l'hanno fottuto. Beh, tanto non c'era niente. No, che mi è partito perché ti fuori il controllo, infatti non ti sentivo neanche più. Attenzione, stai entrando in un'area contaminata. Vabbè, vediamo di fare qualcosa di... Esatto, sì. Tanto non diventa un deathmatch di dentro. Abbandono dell'area contaminata. Allora, mettiamoci da qualche parte e ragioniamo. Aspetta. Cerca un posto, io ti copro. C'è sempre un... No, lo segnalo. Vai, vai. Non camminiamo più vicini prima che... Oggetto rubato da Sotro 30 nella zona nera. Oh oh. Qua c'è una cassa. Una cassa, una borsa. C'è un cazzo. Ok. C'è un'estrazione in corso. Aspetta, poi possiamo salire. Scusa, è venuto così. Sì, sì, andiamo su, bravo. Cioè, così. Ah, giusto, giusto. Agente, ti dirigo sulla tua posizione. Ah no, c'è un... C'è l'estrazione qua, oh, c'è l'estrazione. L'elicottero è diretto alla tua posizione. Che roba verde. Pantaloni professionali. Io ho della roba da portare via, eh. Allora seguiamolo. Quanto manca? Dai, 30 secondi. Quanto lì, eh? Cerchiamo di non spararci in un culo per me. Quello cosa ha fatto? Quello è lo scemo di prima. Io terrei d'occhio. Estrazione carico in corso. Occhio dietro, Andre! Ah no, ah no, no, scusa, cazzo! No, sparare. No, no, ho sbagliato, sbagliato. Ok, vediamo se non scannarci ancora. 15 secondi! Dove volevamo andare. Abbiamo l'obiettivo! Dove sei andato? Estrazione riuscita. Olè. Aspetta che mi cambio di abito, che ne ho ricevuto un po'. Giù. Madonna. Sta nevicando? È già finita la bella giornata. Comunque, sono a Milano a novembre. Comunque è bello che cambia così il tempo. Cioè... Qua c'è un medico che se ti interessa. No, a posto. Vabbè, andiamo. È una zona contaminata.
Nemici. Vado avanti. Dove? Boh. Un nuovo qua, agente vale. Sta per unirsi alla squadra. Qui davanti. Vabbè, proseguiamo. Qua. Cosa c'è qua dentro? Allarme. Un agente sta lasciando la squadra. Qua, qua. Proviamo a salire qui. Dove cazzo sei entrato? Ah, qua. Boh, ci sono delle cose che non capisco qua dentro. Nemici, nemici, qua, proprio qua dietro sono. Dai, pieno. Occhio, no, è sceso. Papà. Porco due, la doppietta power, ragazzi. Polo, vieni, vieni che ti curo. Non qua, non qua. Ah, qui dentro. Occhio, 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 sono. Ho oh, granata. Occhio la bomba. Oh, ma dov'è che mi sparano? Ah, qua, qua. Si stanno sparando, ma non capisco da dove. Ah no, è lui. Ah, oh, ma zio spanato. Allontanati, uccidilo. Allontana, non morire, cazzo. Ma puttana, la merda. Figa di una vacca. Siamo due coglioni, siamo. Eh no, o viene un tizio a salvarci o lo prendiamo in culo. E indovina? Tu da me dico non puoi fare qualcosa. Eh no, quando sono così no. Poi anche un carico. Lo so, infatti voglio mettermi in un punto per poi andarlo a riprendere, adesso ci torniamo. Ah, ma qui c'è un altro. Qua. Cioè, dentro c'è un boss. Dobbiamo venire qua adesso. Dentro c'è un boss pure. Punto. Quella da 2 km. Mm-hmm. 0.2. Telefonico. Aspetta che mi è arrivata una notifica sul telefono. Ok. Mi stanno scritto sul gruppo PS4, non mi stanno parlando male del gioco dello Slenderman. No, è carino, sì. Non è niente di che, però è carino. Tu hai giocato? No, però l'ho visto, ho visto i video e tutto, sembrava anche interessante. Hai già segnato te dove andare? Sì, sì. Lo sta nebbia, siete un cazzo. Ora sono poste pay da, non da buttare, però così. Ero curioso di provarlo. L'ho provato su PC a gratis, quindi. Guarda, un gioco che ti consiglio, che è veramente bello, che è un po' uscito in sordina, è Soma. Mm-hmm. Sì, ma di giochi come quello ce ne sono tanti su PC, tantissimi, ne hanno fatti un sacco. Dei pochi che hanno portato su PS4, infatti l'ho giocato, è bellissimo quel gioco. Ehi. Ok. Ecco, la verde è il mio loot. Cioè, è dove? Guardala, porca puttana, guardala la mia roba, guardala. Torna su dalle scale. Ah, ma questo è il centro commerciale di prima, quello dove siamo morti. No, torniamo su da. È uguale. ma non è meglio passare dalle scale, andiamo subito là, dove. Ok, sì, forse sì, è vero, sì. Cazzo, qua. Premo qua.
Sì, no. Ma no, ma vieni, Luca, vieni qua. È appena qua, almeno lo vedo da qua. Lo so che è lì. Torni indietro. Torniamo giù. Sono lì le scale. Almeno lo recuperi subito. Vai, è tornato anche bel tempo. Cazzo, dov'è qua le scale? Scusami. Occhio, occhio, questo qua. Cazzo, è uscito. L'hai preso? Morto? Sì, sì, sì. È un ferma mano, prendilo se vuoi. Io ho optato un mirino laser. Ok. Vabbè. Proviamo a vedere se è da questo lato, allora, vediamo. Ah, eccole qua, le trovate le scale, vieni. Ah, appunto. Occhio ai nemici, perché saranno ancora lì. Sono sicuramente respawnati. Per forza. Oh. Sì, appena scavalcato. Ma non so se era un nemico, ne sa che era una persona umana? Era quello lì col cappuccio. Era quello con la mazza da dentro. Da gol, scusa. Ok, occhio perché arrivano sia di quattro di là adesso. Morto. Io passo dall'altra parte. Il piano superiore del centro commerciale. Non è stato quello. Adesso sono sotto, abbiamo una situazione di vantaggio. Ti vedi? Sì, Polo, sono lì, però voglio giocare con te. Vengo, ti seguo col doppiettone. Vai dall'altra parte, tu. Li confondiamo. Ho paura a giocare da solo. No, no, siamo in una posizione di vantaggio, mica non cazzo fanno qua. Minchia, giù ci sono un botto. Figa, mi hanno visto, stanno sparando a me. Madonna santa. Io mi sposto. Pure io. Figa, c'è il boss qua sotto. Nasconditi, minchia! Ah, vabbè, io non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Polo, me lo puoi far fuori, per favore? Sto arrivando. Ok, grazie. Ok, è andato. Grande. Perché? Cosa non ci vuoi credere? Cosa che c'è? No, è che mi aveva killato. Cioè, mi stava per killare, vaffa. Ah, occhio, adesso sono giù, va bene, ma giù sono più te. Andiamo. Mi ha lasciato un'equipe blu, cazzo. Aspetta che ti curo, vieni qua. Aspetta che mi sposto. Questo, Occhio, Dai, sei qui che ti ammazzo. Guarda te, si deve spostarsi. Occhio, Andre. Sì, lo so, l'ho tirato una granata. Figa, ma non c'è un punto di fatto dove prenderli, no, Mi arma fa schifo, però, devo cambiarla. Prendi l'M4, non è male. Ma è l'M4 di basso livello. Ci ho capito, ma solo voi lo fa. Questi che brevi, guarda. Lo sforzo lavoro lo fa. Ma che uno l'ho fatto fuori. L'altro a metà. Ma sono scappati, sono tipo arretrati. Io c'ho qua uno, voglio farlo fuori col pompone. Comunque anche l'IA non è male comunque. Sì, è un IA da MMO. Minchia, ma con un colpo mi levano tutta una tacchetta, Cristo, di un cane. Ti dico, però non sono stupidi. No, sto qui non lo so.
la madonna. Aspetta, avvicinati che ti curo, visto che mi devo curare anch'io. Vieni qua che tanto mi devo curare. Ok. Okay, medikit non ne ho più. Sta venendo l'odio con questi qua. Cazzo, non facciamo in tempo a mirarli che mi fanno fuori. Occhio, sta venendo più uno. Fallo salire. No, volevo spostarti. Dov'è l'altro? Passalo là. Sono due. Mi chiama, cioè. Proviamo a usare il cecchino. No, cazzo fa. Morto uno. Io faccio fuori l'altro. Morto un altro. E manca quel famoso qua. C'è uno là in fondo. Eccolo là. Vabbè, io scendo, se no andiamo avanti fino a domani. Aspetta, Polo. Lanciamo una cura. C'è un altro, ce n'è un altro. No, torna su. Lo vedi? Ora cerco di prenderlo. Ma se non io, guarda. Voglio qua. Morto, ecco. Dato. Vabbè, curiamoci adesso. Ce n'è ancora uno, puttana, oh, guardalo là. Ma dove? Ah, qua. C'è più. Se usciamo vivi da qua, facciamo subito l'estrazione. Equipaggiamento della divisione, ottimo. Aspetta, serve un po' poi anche a me la scritta. Io che male le braccia. Scendiamo? Sì. Mica quanti mi ti azzeccano quando. Aspetta. Fermati, Andre. No, se, ho sentito parlare. Saranno qua. Per almeno ho curato un. Fermo un attimo. Sì. Parlare un attimo. Una sorta di silenzio orario, tanto più capire dove cazzo sono. Vai a destra tu. Ci sono già andato. Okay. No, ok. Sei teso. Non è facile. No, c'è nessuno. Io vedo una cosa col simbolo batteriologico, ma non capisco dov'è. Eccolo qua, trovato. Equipaggiamento della divisione non comune. Ok, facciamo un'estrazione. Sì. Vabbè, andiamo. Vai, ti seguo. Allora. Aspetta che lo guardo sulla. Io uscirei da qua però, perché ho paura che rispoppano. Stanza di sicurezza. Dov'è cosa di estrazione? Zona di estrazione. Vaffanculo. L'ho segnalata, Non la vedo. Andiamo via. C'è la freccia in alto. Ma mi sa che la vedi te, non la vedo io, cazzo. Segui. Vabbè, siamo qua, E qua sopra il tetto. Ok. Questo è quello più vicino. Io vado in giro col pompa di livello 8 blu, perché vaffanculo. Fermo. Fermo.
Che livello sono? Fammi un po' vedere. 8 cazzo. Aspetta, facciamo un altro zio, va. Ci hanno visto. Aspetta. Scappa. Vediamo se vengo giù. No, lo fa lì fuori. No, niente, vabbè, vediamo. Vediamo un altro punto dove salire. Vediamo il giro di qua, vieni con me. Beh, ma cambiamo punto di estrazione, no? No, allora, ormai siamo qua. Ah, vuoi salire dalle scale? Volevo passare dall'altra parte, quindi okay. Sembrava che sia... Ho una corda... Ehi! Hey. Eccola qua. Ci sei? Sì, aspetta, rispondeva uno in chat. Da qua? Corda, saliamo parte, sì, perché almeno... Cos'è stato sto... Cazzo, guarda che secondo me hanno fatto fuori... Abbiamo qualcuno, eh? No, allora, sono... No, aspetta. No, ma hanno sparato a una macchina della polizia, quindi vuol dire che c'è qualche persona qui. Sì, ma qua è pieno di gente. Eh sì. Onde evitare di prenderlo in quel posto? Cambiamo la situazione come hai detto tu, forse è meglio. Vuoi cambiare a punto? Meglio sì, a volte è meglio stare inutile stare a... Sì, perché se perdiamo tutto stavolta è un peccato. Insomma, abbiamo preso un sacco di roba, sì. Punto. Allora, questa qui è una fase. Culo, una volta che mi serve una borsa col medikit non va. La zona di estrazione che è un pochettino più facile è quella dove abbiamo estratto la prima volta. Cioè? L'ho segnalata. Cos'è stanza di sicurezza, scusami? Non lo so. Prima di fare qualsiasi cosa andiamo a mettere giù tutta sta roba. Sono lontani gli altri punti di estrazione. Lo so. Ma questo qua è pieno di gente. Tutto il livello 8, quindi... Andiamo in quello più in fondo qua? Dai. Io l'ho già segnalato uno. Quale segnalato? È il primo, quello vicino... Il primo che abbiamo mandato via roba, praticamente. Ah, questo qua Broadway? Sì. Ok. Forza Milan, raga. Ok. Perché vai di qua? Perché mi dà di qua l'indicazione. Occhio che stiamo ripassando dal campo di... dal campo da basket, stai attento. Sì, infatti, eccoli qua, guardali. Killiamo, In mezzo, no? Ma sì, uccidiamoli. Tanto. Uccidilo, è morto. Cazzo, mi è scappato. Guardate. Buono, bravo. Ok. Bene, siamo a 150 metri, eh. Sì. Sono un botto di gente a guardare il canale, quindi non morire, Polo. Vediamo se riusciamo a fare sta cazzo di estrazione, sta botto di roba qua. Nemici, Andre, nemici, occhio. Questa città è fottuta. Fini in un punto alto, non stai lì. Sono in alto, aspetta, fermo lì, stai fermo. E chi si muove? Fermo. C'ha già visto, fermo. Fanculo, vai. No, l'inventario pieno, porca mignotta. Sì, andiamo a scaricare questa roba. Occhio, dietro. Morto. Ok. No, vabbè, ciao, il cappello da... No, è un inventario pieno. Aspetta, non posso buttare via qualcosa, inventario. No. Borsa. Ma zio spanato. Tipo. Se io rimuovo questo. Ah, non posso rimuovere. Puoi solo posarle, non puoi buttarle.
Tipo questo? No, zio, ho spanato due volte. Porca vacca. Vabbè, andiamo a raggiungere la spesa. Occhio, 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 Perché? Chi è che spara? Ah, fa culo. Muori. Oh, non posso prendere niente, andiamo a fare l'estrazione. È lo zaino. In pratica abbiamo lo zainetto qua della decontaminazione piccolo, ecco perché, quindi 40 metri qua vicino. Oh oh, nemici sopra la tettoia. Sì, occhio, un secchino, occhio, due secchini, ma appena sfiorato. Uno fatto. C'è uno dietro, occhio, Come dietro? È morto. Ah, ok. Che dici che ce l'abbiamo anche a destra? Sono ovunque, abbiamo il problema. Aia. Al cancello. E come faccio a lasciare la roba contaminata, raga? Non riesco a capire. Ho già guardato nell'inventario, non riesco a capire. Scrivetemelo, raga. Ma guardate che mi è scappato, guarda te. Oh, ciao. Aspetta che vado dentro io, non andiamo dentro tutti e due. Ma dovremmo aver killato tutti, Aspetta. Ok. È buono. Lancio. Sì, vai. Fichi che dito in culo questo posto di fare estrazione però, raga. Elicottero in arrivo. Che dito in culo questo posto di fare estrazione, bruttissimo. Questo è l'altro. Sì. Stiamo spegnendo la propria. Sì, a parte che tra poco comunque spengo lo stesso, perché. Da quante ore che stiamo giocando? Fammi vedere intanto che aspettiamo. Dalle 11, aspetta, impostazioni avanzate, visualizza. Stiamo giocando da 3 ore e 6 minuti. Eh beh Gian, adesso comunque invio, cioè nel senso invio e mi libero, non è un problema. Torniamo indietro e raccattiamo quelle cose là. Occhio Cosa? Mancano 5 secondi e arriva l'elicottero. Inizio estrazione carico. Vado prima io. Vai. Io sto guardando sia la mia che il mio letto lì, ma non nessuno. Vai Andre. Pronti a trainarlo a bordo. Land defense. Fatto? 15 secondi. Sì, sono preso, stavamo sul calcolo. C'era un cazzo. Oh, solo quando mi ha fatto la prima estrazione noi ci sono venuti a rompere il cazzo, manetta. Oh, torniamo indietro in quel posto là che abbiamo lasciato le cose, non so se ci sono ancora. Carico recuperato, estrazione completata. Ginocchiere. Ti ricordi o... Troverai degli oggetti. Ma quindi ora io queste cose che ho trovato le posso già usare? No, le dovremmo tornare là, in casa, e andarle a prendere. Sì. Era troppo bello. Sì. Era di qua, era, no? Aspetta, fermo. Il segnale da te, mettiamolo sul fondo. Questo è il cazzo.
Ecco qua, infatti, sì, qua c'è il verde. Segnala il luogo di morte, sì. Il testo proprio. Qua è uno, qua in alto, ecco qua, 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 vieni Andre, trovato. Speriamo ci sia ancora, non si è depoppato. Sì che c'è ancora, perché se c'è ancora il luogo di morte. Sì, sì, ce l'ho. Yeah! Io ho già raccattato tutta la roba. Aspetta che io torno al luogo di morte per prendermi la mia roba. Che avevo perso prima. Ok. Da che stai andando? Sto andando dove sono morto. Ah, arrivo. Aspetta che mi dici che ci sono dei nemici qua in zero, eh. Questa città mi sono fermato. Cos'è che non capisco dove. Qual è il luogo di morte in cui sei morto? Se a me lo dà come. Vabbè, ma c'è qualcosa che ti sei dimenticato di riprendere? No, poi di noi ci siamo più andati, volevo vedere un po' cosa c'era. Ah, ok, arrivo. Occhio davanti. Dove? Oh, mi segnalava rosso. Destra. No, fermo, aspetta un po'. È dietro? No, a destra. Vai in culo. Oh, oh, quanta gente c'è qua davanti. Siamo qua in cazzata. Ma ci hanno visto. Oh, ma c'è un boss lì, oh. Facciamo quello. Sì, ma non è possibile che non lo prendo da qua? Allora qua lo prendo. Scusa, che mira di merda. Ai ai, porco zio. No, copriti preso. Stiamo giocando su PlayStation 4. Ce l'abbiamo sia per la One che per la 4. La madonna, non fate tempo a girarmi che mi hanno sdrenato. Devo avvicinarmi, sennò non. Aspetta che io. Cioè, non posso proprio muovermi, cioè sto morendo. No, fermo lì allora. Aspetta. Sì sì, infatti, chi si muove? Aspetta. Tanto la beta è stata prolungata di un giorno. Ah, bravo, con lo scudo sei un figo. No, a me non mi sposto. Sennò non. Ma porca merda, si è spostato. È il boss, c'è il boss di. Di settore. Porco, ma porca merda, porca merda, porca merda. Ok. Lo vedi che non. Che munizioni esaurite. Com'è la tag? Ti aggiungo sicuro. Bravo Andre. Sì, ce ne sono due davanti a te. Dopo il. Solo che uno è un cecchino e mi ha preso di. Eccolo, si è spostato. Oh, la madonna, ogni volta che quello spara mi leva tre tacche di energia. Sai cosa è successo? Mi ha sfondato anche il. Lo scudo, certo, stai nascosto. Ah, ma sono due cecchini, Cristo, non uno. Sei troppo avanti, non ti posso curare. Uno, no, no, ma vabbè, sono tre cecchini. No, io ne vedo due, ne vedo. Uno a sinistra e uno a destra. No, cioè, uno è sceso. Porco due, l'ho mancato. Vedi? Sì. Ecco, uno si è spostato. Uno è giù. Preso, però non è morto, cazzo. Vabbè, mi avvicino io con la mia PC. Preso, aspetta, l'ho quasi fatto, stai lì. Dai. Aia, porco cane. Mi curo perché sennò. Posso farli anch'io, gli do fastidio intanto che fai. Bravo, meno male, tranquillo.
Polanca qua ne ha 32, io ne ho 30. No, quanti anni hai, Polo, mo? Non lo so, sono un po' preso. No, uno è morto. È davanti, col stupirla qua davanti continua a essere vivo, però. Metti fuori la testa, cazzo! Oh, alleluia, c'è un altro, però. E io ho l'altro. Aspetta, che mo... Ah, merda, si è spostato, c'è il mirino. Anche noi siamo della leva dei... col 3 davanti, fai te. No, ce ne sono ancora due. Oh, la madonna, ancora due? Meno male che è zona facile. Polo, stai un attimo nascosto che vengo a curarti. Così almeno evitiamo cazzi. Sì. Aspetta che ci manca solo che muoviamo per due coglioni qua. Ok, vai. Allora, uno là in alto, aspetta, però tu stai qua. Aspetta, no, ce l'ho io col cecchino, lo becco in testa e lo ammazzo. Morto. Però quello sotto non riesco a prenderlo, non lo vedo. Fermo lì, eh. Sì, sì. Anzi, lo aggiro piano piano. Bravo, Andre. Ok, spettacolo. Andiamo qua un attimo, che vedo una cosa azzurra che non so cosa sia. Ah, no, sai dove, cosa voglio andare a vedere prima di staccare? Sì, sì, sì. Aspetta che tolgo questa chat di mezzo che... Qualcuno mi sa dire come funzionano le estrazioni? Ciao Kodako, allora funzionano semplicemente, tu raccogli nella zona nera, raccogli degli oggetti che sono contaminati dal virus che ha contagiato New York. Sono oggetti nettamente migliori di quelli che trovi quando giochi normalmente, a meno che non vai nei dungeon, nel PvE. L'unica cosa è che quando li raccogli non li puoi usare, l'unico modo per poterli usare è portarli nel tuo quartier generale e decontaminarli con la clinica. L'unico modo che hai per portarli fuori dalla zona nera non è a mano, ma caricandoli su un elicottero di estrazione. All'interno della mappa ci sono dei punti che sono questi, ad esempio ce n'è uno qua che abbiamo trovato, un altro qui, no, questa è una zona di sicurezza, un altro qui, un altro qui. Quando trovi degli oggetti, come vedi, abbiamo una sacchettina gialla del virus, con le cose del virus. Possiamo portare un certo determinato numero di oggetti. Qua c'è un umano da qualche parte. Una volta arrivato al punto di estrazione, lanci un raggio segnalatore e devi difendere la zona per un minuto e mezzo. Dopodiché arriverà un elicottero. In quel momento lì, un elicottero calerà una fune e puoi agganciare a questa fune i tuoi oggetti che vengono portati al campo base. In quel frangente arriveranno A, nemici del computer, B, le persone umane che stanno giocando in zona nera sapranno che in quel momento c'è una zona di estrazione e possono e hanno due opportunità: o unirti a te e aiutarti a difendere la zona e caricare anche loro le cose sull'elicottero, o altrimenti killarti, fotterti tutto e caricare loro le cose sull'elicottero, anche le tue, perché qua quando muori perdi tutto quello che hai, un po' come negli MMO, quando si muore si perde tutto il tuo equip, quindi non puoi morire, se no è un dito in culo. Detto così, funzionano in questo modo. Polo? Dimmi. Qua di fronte c'è un altro... Vedi queste zone qua azzurre dove siamo noi? Qua c'è un altro. Proviamo ad andare a vedere. No, perché... No, non è questa, Luca. Porca la minchia. È questa. No, non è questa. È questa. Ok. Qua davanti. Boh, vedi qua che c'è l'icona di una macchina fotografica. Non capisco cosa sia. Di che? Niente, anzi. Se hai Play 4, aggiungiti. A parte che comunque ormai il gioco finisce. Finirà domani a mezzanotte. Sì, beh, comunque capito che una volta che abbiamo giocato così come noi due stasera è inutile. Cioè, nel senso, poi cancellano tutto. Era giusto per avere il bonus quando poi loghi nel gioco completo. Questa fatica buttata nel senso. Sì. Però è un po' un peccato. Vabbè, comunque meno abbiamo provato. Andrei, voglio andare a vedere questa cosa, voglio andare a vedere, andiamo a vederla. Aspetta, qua.
Ma di che cosa? Della macchina fotografica? C'è una zona di sicurezza, non riesco a capire che cos'è. Ah, raga, domani la beta dovrebbe finire. Io avevo letto a mezzogiorno. Polanca qua dice che finisce a. A mezzanotte. Ah, figa, grado 8. È spanato anche qui. Quindi comunque domani si può ancora giocare. Detto questo, ricordatevi che comunque tutto quello che state facendo nella beta verrà cancellato. Quindi l'unica cosa che avete è che il vostro account, se poi giocherete a The Division con lo stesso account con cui avete provato la beta, avrete dei bonus di vantaggio rispetto a chi non l'ha fatto. You follow me, Polo? Ok. Due cose voglio vedere. Questo riferimento qua a destra, voglio capire cosa sia. E poi voglio vedere la zona di sicurezza. Dopodiché... Ecco, zona 2. Ah, qua sono più di... Oh, la madonna, cosa è successo? Bello, orto di più. Eh sì. Andiamo dritto. Che cazzo è sto posto, Andrea? Un altro posto questo? Per le scale. Qua. No, la minchia, qua davanti a me! Occhio, arriva! Ok, aspetta che ti curo. Vai. Boh, granata! Dov'è? Non lo vedo. Porco zio, là in alto. Porca merda. Luca, ma prendi la scala. Lo so, Andre, però sono bloccato. Ah, mi fanno. Se puoi, no, vieni a ucciderli. No. Se puoi, è chiaro, sì. Fai una cosa, esci da dove sei entrato, che io sto andando in strada. Ah, non sparatemi, merde. Mi fanno. Anch'io, niente, cazzo! Non ho visto quello. Beh. Ah, strano, no, ma anch'io sulla One mi segna. Oh, ma c'è gente fuori. Ma quanta roba ho perso. No, vabbè, dobbiamo tornare immediatamente lì, E anche io l'ho imboscato in un angolo. E io no, Cristo. No, basta che segnali. Adesso ti faccio vedere. Raccattiamo le munizie. Cadono medikit. Adesso ti facciamo vedere. Allora, apri la mappa, segnali il posto, schiacci la A sulla One e dovrebbe darti la linea guida. Tecnicamente funziona. Andiamo a prendere la strada. Eh sì, subito, cazzo, non mica gliela lascio. Abbiamo perso un sacco di roba. Era dipendente quel gioco qua. Ok. Eh sì, per la mia roba sono caduto qua con la roba, quindi cerco di andare qua a raccattare. No, io fortunatamente di sopra in un angolo. Vedo te. Sto correndo come un rinoceronte. Mamma, guarda quanta roba c'avevo, Cristo. Strano comunque, che non te la dà veramente. Equipaggiamento. No, io ho già l'inventario pieno, Andre. Io devo già fare un'altra estrazione. Io voglio andare di su. Facciamo l'estrazione prima, però io sono pieno. Aspetta che vengo ad aiutarti a riprendere la roba. No, che non riesco a tornare su. Cazzo. Ma le scale erano di là, Ah, qua, Andrea, eccola qua, qua. È uguale. La città faceva schifo anche prima. Qui c'è la corda.
strano veramente, dovrebbe farlo senza problemi. Capisco come lo faccia. Anche qui è pieno di gente. Arrivo, Andre. Oh, oh, vabbè, ma livello 8. Situazione completamente fuori controllo. No, aspetta, aspetta, non spariamo a nessuno. E come fai? Ma sei pazzo? A parte che hai svegliato tutti. Guarda. Andiamo. Beato te. Vieni che ci curiamo. Dove sei? Sto già uscendo. Ma merda, ho sbagliato strada, Cristo! Ma ho sbagliato strada, puttana la merda! Io ti odio. Devi venire su a prendermi. Allora. Dai, non farmi morire, figa, devo tornare indietro, Cristo. Spera che faccio fuori mezzo mondo prendo bene. No, non puoi far fuori mezzo mondo, sto morendo. Devi solo correre, sto morendo, sono morto. Ah, santa Madonna, mo dobbiamo rientrare proprio qua dentro. Cazzo, stai lì, Ti aspetto fuori. Sì. Cristo, mica devo recuperare il mondo. Non puoi capire quanta roba c'era da recuperare. Allora, dove sei? No, stai lì. Non è dove sono morto. Aspetta che arrivo. Ho sbagliato a correre, vaffanculo, ma... Ok. No, devo zoomare sul luogo di morte, perché sennò non mi becca bene. Ok. Zio spallinato. Ok, qua a sinistra. No, vieni, sto già andando di qua, dobbiamo salire la corda. Ti preoccupami perché se... Ah, dove sei? Perché sei lì? Vieni qua, devo passare di qua. Vieni, sono qua, fermati. Sono qui, Fermati per Dio! Andre! Ma non mi sto muovendo, Come no? Iron Wolf, sei tu? Sì, ma non mi sto muovendo, Non come sto prendendo il controllo. Oh no. Vai. Ah, ok. Sarà stato del lag, ma non mi stavo muovendo. Figa. La faccia del lag. E no, la Puzzi, credo, ho detto figa, la faccia del lag. No, ho sbagliato sulle gambe, non stavo facendo niente. Infatti stavo aspettando. Occhio, perché... La mia roba è proprio qua sopra, cazzo. Che è la prestazione? Piano, cerchiamo di non... È qua proprio. No, guarda. È qua la mia roba. Piano sotto. Ma se è piano sotto mi incazzo. Speriamo che sia piano sotto, perché se sono morto in un bug. Piano. Guarda a destra e guarda a sinistra. È qua. Qui. Coprimi. Sì, prendi. Ok. Andiamo. Usciamo da qua subito. Il percorso inverso, scale, corda. Bravo. E punto di estrazione che lo vedo là. Forse lo stanno già usando, mi sa. L'hanno già chiamato, l'ha chiamato adesso. Andiamo, dai, così usiamo questo. Sperando che non ci killano. Arriviamo là proprio giusto, non so quanto male. No, ce la faremo mai. Ah no, in arrivo? Ah, in arrivo, sì, dobbiamo farcela. Sì. In questo secondo dobbiamo fare 70 metri. Non vedo dove è quel cazzo di questo. Finché è quello in alto. Sono le corde qua. Sì, vai. Siamo lì. 30 secondi. Prova a te.
quindi la salita. 15 secondi. Vai, 15 secondi. No, cazzo. Confermato. Carico al sicuro. No. Questi qua sono, sono dei nemici, questi in teoria. Al sicuro. Però ce l'abbiamo fatta. Non mi ha fatto dare le situazioni. Che mi devi sparare come un coglione? Ah. Ah, questo. Culo. Chi devo chiamare per le situazioni? Chiamala, chiamala. Ah, non è fatto in tempo. Agente, ti dirigo sulla tua posizione. Polo, non mi fido di qui. Perché si sono appostati? Come prima, però prima non stampa tu. Boh, vediamo. Va bene, se no va a far culo. Guarda, stanno spostando, Sto tenendo sott'occhio. So. Sì, io li vedo, ma lui non riesce a spararmi da qua. Io ce l'ho qua, io ce l'ho qua. Io sono trasversale e sono dietro. Ma questi sono lì. Ma va a fare in culo, guarda te. Oh no, questo è il... Hanno preso Alex. Qua mi incula. Estrazione carico iniziata. Buona. Su. Pronti a trainarlo a bordo. La zona sicura, sì. Esatto, aspetta, grazie. Se neanche voglio vedere cos'è. Andiamo a vedere se. Magari è una cagata, però. Ok, è qua in basso. Vediamo se possiamo scendere di qua. Obiettivo al sicuro. Estrazione completata. Oh cazzo, merda, figa, tette, culo. Oh. Nemici. Muori, che palle. Ma sta sparando a te il tizio? No. No, ok. Morto. Sì. Andiamo. Oh, è morto. Ok. Dobbiamo pensare bene a cosa vuol dire. Le scale. Anch'io sento delle voci. Attenzione. I rilevamenti indicano che l'aria è contaminata. Non ho mai capito queste zone di contaminate cosa cazzo servono. Stai uscendo dall'area contaminata. Boh, non lo capirò. Ok. Gente morta. Nemici, porca merda, sulla destra, stai attento. Ok. Vedi, mi sta fermo. Eccola qua. Oh, che figo. Cos'è? The Joint Task Force in interface di New York comparsa nel mio. Sono mai entrato qua, non so cosa. E voi, fortunelli che non siete altro, state ascoltando.
ascoltando chi l'avrebbe mai detto. Cos'è? State ascoltando Fortunelli, lo siete sul serio, perché ha vinto la lotteria genetica. Non vi siete beccati. Ah, wow. Chiedermi da dove arriva. Vendi. Vabbè, vendo cagate, vendo. No, tanto tornerà. Rifornimenti. No! No, Polo! È finita così! Che cosa? Mi ha sbattuto fuori, tu sei ancora dentro? Certo. No, affanculo, va! Ma sei caduto tu? I servizi di Tom Clancy non sono più disponibili, mi ha detto. Che delusione. Io sto ancora facendo cose. Io sono tornato fuori. No. Ci sei, Andrea? No, Polo. Sì, ci sono. Così. Mi senti? Sì, non mi fa. I servizi Tom Clancy non sono al momento disponibili, mi dice. Pazzito? Vuol dire che la beta è chiusa solo per me?